Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in live. Oh. Un attimo! Benvenuti tutti in live. Oggi siamo qui su GTA Simp, sempre su GTA e siamo oggi giornata di addestramenti. Eccoci qua, siamo all'aeroporto a fare addestramenti. Ciao, che c'è? Come vuoi? Nome e cognome dello spazio convocato nel Eh? Il Eh? signor Aziz sulle No, mani. no, 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 Ha sono stati detto l'atomo. Lo so che non sono Cosa? riuscito a mettergli le mani Ma addosso chi? prima preso. Ma chi ha detto? Io ho detto l'atomo, che Ha sei? detto Ma non è vero. No, Marco, niente, dai, niente, dai, dai. niente. Marco, Niente. Marco, Le mando la foto con dai, te, vieni che mi hai su, detto non tutto lasciarla. sull'Insta. Ma? Chiediglielo. Aspetta, Girati, 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 No. girati, 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 girati. Dai. Girati un Che attimo. vuoi, ma... Così, guarda, così devi mandargliela, così devi mandargliela. Aspetta, aspetta, aspetta. Chi è cosa? Che chi è? Ma chi è come chi è? Sono qui di fianco a te, mi vedi? Ah, smetti il cazzo. Cos'è che hai detto a Banner? No, Banner che mi ha detto che sei gay. Cosa, Banner? No, no, guarda. Oh, asta, Banner! Mi viene a pugni. Vabbè, no, non lo so. Mi dispiace per te, ma no. Mi Ah, dispiace guarda, per a me non te. spiace proprio per niente. Nemmeno che ci provo. Ma... No, no. No, no, no. Allora mancano i P90, le carabine. Tutto manca. Manganello, torce Se per armi. Devo comprarle, banda. Vengo anch'io, va? No, vengo io. Andiamo insieme. No, tu devi fare il... No, io non. Cioè, vuole fare tutto a Daniel se lo faccia lui. Sì, che lei andava un po' veloce rispetto Ma che dici? Se lo fermo. Non lasciare Daniel solo, rimani. Allora. No, no. Dicevo di comprare le armi che mancano di sotto. C'è l'avvocato. Non andare a procurare le armi, sennò qui non abbiamo più né P90 le carabine e le pistole. Non solo, mi mancava un bel po' di cose. Ci penso io, vado adesso. Distintivi, bla bla bla. Ci penso io, vado a fare la spesa. Ciao ciao. Allora. Come le dici? Vengo anch'io, vengo anch'io. Chi è? Vabbè, siamo tutti dietro come criminali. No, no. No, ne 7. Ne 7, vabbè, ma chiudi gli occhi qua. O prenditi la macchina e vai in centrale. Cioè. Attento, la prossima volta rispettare il giro. Miller, dove sei? È un po' rotta sta macchina. Trovatori. Ma no, mi dissocio. Andiamo a fare la spesa. Sono tornati i soldi dello stipendio. L'MSI sarà... Ah sì, MSI tu? Sì. Quanto sei arrivato dallo Stato? 100 milioni. 2 milioni. 2 milioni? Poco. Così poco, ma finiscono... Ah! Aia! 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 È finito giù pure, no, aiuto, aiuto, non c'è niente, giuro. Mamma, potevi vedere il posto di guida, Banner, tu, Dio mio. Potevo. Ma non l'hai fatto. Non è successo niente, non è successo no, niente. No, è stato un sogno, come dicono tutti, è stato un sogno, ve lo giuro, è stato un sogno. Devo andare a far zancudo comunque. Ma te lo sai vero che in 2 minuti, cioè con 2 milioni finisce dopo domani? Cioè. A rompere il cazzo, mamma mia. Ma no, veramente. A parte. No, adesso a parte gli scherzi, cioè 2 milioni. Ci cioè... sono anche le multe che rientrano lì. Ma nessuno le paga. Ma che cazzo dici? Ma sai cosa dovremmo fare? Una cosa che mi pare un po' strana come cosa. È che tipo i soldi del procuratore per le fedine penali dovrebbero arrivare alla nostra cassa. 10-5. Super per studenti vicino a furto, balzardo alta velocità. Cioè, se il procuratore per le fedine penali facesse la fattura, cioè la multa, allora lì potrebbe andare bene. Se no, le multe normali che facciamo ai cittadini, cioè, non bastano per coprire tutti gli stipendi, l'ospedale e gli acquisti vari. Oh? Sì, vabbè, sti cazzi. Vabbè, tanto c'è lo Stato che paga per noi, quindi. Anche perché... Ogni volta che... Dai, Schmidt, vai un po' tu io con lui, va che io prendo la Lamborghini. Ma no!
Sì, così va, facendo. No, vengo anch'io a fare spesa. No, vengo anch'io a fare spesa, oh, ma che è sto discriminazione sempre contro di me, sempre per me. Sempre discriminazione contro di me, non ti vediamo. Ma? Dove siete? No, ma che è sta discriminazione sempre contro di me, dai. Dai, ma... Vabbè. Smith è 17. Posto della maglietta così ti metti quella a maniche lunghe col colletto, ma altrimenti no ragazzi, veramente pure tu smetta. L'hai detto pure ieri Morolla. Ma fa freddo? Ti metti quella lì a maniche lunghe col giubbotto come. Ma non esiste quella lì a maniche lunghe? Sì, esiste, esiste. No, esiste. Non l'hanno messa? Sì, ce l'ha Coso, ce l'ha Daniels. Ma quella lì non è questa qui a maniche lunghe, è quella strana da operativa. Lo so, va bene quella, va bene. Così, ma col giubbotto. Ma non l'ha messo come obbligo, però. Non l'ha messo come obbligo. Lo so, ma questa qui ha detto che adesso tutti uguali, ragazzi. Non possiamo più fare come cazzo ci pare, perché è un casino. È un casino. Cioè, c'ha ragione. Cioè, non è che possiamo fare come cazzo ci pare. Io pure mi sono rimesso questa, A me pure mi piaceva di più questa. Però me la sono cambiata. Non possiamo votare e dire mettiamoci questa. Cioè, se tutti piacciono questa qua, perché devo mettere quella maniche lunghe? Per ora no, però. Ma magari se viene messa, ok, ci parliamo con Morol e col vice. Se viene approvata, ce la mettiamo. E il comandante me l'aveva approvata questa, questo è il problema. Ok, ma non è stata messa come comunicazione. Magari a te l'ha approvata. Il problema è che è solo a te, poi è un casino distinguerci tra tutti, capito? No, perché io li faccio al comandante. Comandante, guardi, io ho preparato questa divisa qua, guardi, è carina. C'è scritto polizia, qua. Capire, Smith, ma li fa, mandamela su applicativo e poi la ufficializziamo. Non l'ha ufficializzata, però. Non l'ha fatto. Sì, ma quando il comandante leggerà le mail, ma non legge mai. Vabbè, se la mette l'ufficiale, sì, va bene. Ma per ora ti devi rimettere quella di prima. Comunque, se massimo ti metti quella col colletto alto e maniche lunghe. Però sempre quei gradi di giubbotto normale. E io perché? Cioè, quella con le maniche lunghe non ci sta. Dovevi trovare. Sì, quella che vuoi. Sono in aeroporto. Quella che ho io. Esatto. Salve. Ma che sei brutto. Che sarebbe il numero? Lemma? Non è un agente lei. Che numero? Il numero del negozietto, quale sarebbe il numero? 111. Diciamo 111. Per gli agenti non hanno capito bene i protocolli, però se vedo che lei l'ha capito molto bene. Ah, cambiare. Vabbè, allora... Quindi devo cambiare sul giubbotto. Vabbè, dai. Se vuoi, se vuoi andare, può andare. Ma siamo in pochi in città, siamo pochi ad Adam. No, se vi serve una mano, vengo ad aiutarvi, altrimenti resto qui in città. Beh. Sei in Adam con qualcuno? Negativo. Io fermati. E allora vai all'aeroporto. Va bene. Che frequenza sono per l'aeroporto interrogativo? Sì. Un agente nella hall per fare un portuario, per favore, grazie. Ma tu sei un agente, fa. Come? Tu me lo puoi fare? Caro. Ma non l'ho mai fatto, non vorrei sbagliare. Allora, se è un... No, banner, vai tu in caso, se sei disponibile, gli spiego un pochino come si fa e per la prossima volta lo faccio. Io sono la... Arrivo io. Ci penso io, tranquillo. Sono la Ford Kudo con l'Atom che stiamo ricaricando la scossa delle armi in centrale. 10-4. Ci penso io. Adam 4, 10-8. Sequestramo. Agente Diaz, togliti dall'applicativo Adam 2. Dai. Wow. Tu vuoi essere proprio rapito e da solo. Ah, veloce, dimmi se muore. Dai, ma sarebbe sta qua, 111. Torso 102. 102. 102, dai, siamo tanti, dai. Ma 102 questa? Sì. Ma è con maniche lunghe? Maniche corte. È maniche corte, non va bene. Oh, 102, t-shirt qual è? T-shirt te la decidi tu, qui col cinturone che ti piace a te. Dimmi te, quello normale, il cinturone normale. Porca miseria. Che lo trovo. More, noi facciamo la guardia ancora con qualcuno. Dai, su, dammi i numeri, Dimmi la t-shirt, dimmi il numero che hai tu. Questo non lo puoi mettere. Perché?
Dai, cento, vai sui 100, sui 100. Ah, ce l'hai già la sondina, vale la pena. È questa? Sui 100, vai un po' più avanti. Quella che ti piace di più? Questa qui? No, anche la sbeccata. Ah, boh, mi vesto così, va. Che numero è?4 operativa. Una volta che ho dato la fattura mi stampo il corso d'armi e lo va a inserire nell'applicativo. Cioè non è applicativo nel database. Documenti. Oddio. Allora. A posto così allora? Per adesso sì, però appena vuoi vado a cambiare. Ah, è vero, vabbè, dove vado? Ma guarda che basta che ti vai giù e ti metti giù botto, non è lo che... Lo so. Ma poi mi rimane. Fare diverso sta divisa. Che senso è la non ti sembra un po' strano. Sto deformato. Sto deformata, eh. Ora la bugia, stai bene. Tu sei deformato forse. Ok. Tu sei un po' deformato. Comunque adesso quella da Regu è bellissima. Che schifo. Sì, infatti quando io ero Regu c'avevo i pantaloni lunghi. Sì, c'erano sì, tutti i pantaloni da no, ce ne sono più fighi di noi tra poco. Vabbè. Amore, in dove cazzo ti vedo accomacciare se stai girando. Era quel salto. Ma sei fermo? Il Derek come procede? Dai raga, riprendete il pattuglia, siamo qui centrale. No, andate in pattuglia, dai. Vieni con me, su. In pattuglia? Dov'è? Moretti. Ahia, oh. No, tu Moretti, il tuo cattivo. Moretti? Nemesis di Moretti. Quanto ci metti? Sì, Mario. Codice 4. Ti ho fottuto, adesso vai ti lì. Fottuto, ti ho fottuto. Vai, no, che non esiste. Vai sopra. Andiamo. Oh, guarda che fa freddo. Hanno detto che fa freddo. Hanno detto. Oh, Miller, te li andai a cambiare. Ha detto Daniels che fa caldo. Ha detto. Ha detto Daniels che fa caldo. Quindi bisogna cambiare divisa. E qua decide Daniels il meteo. Miller, vieni. Mi devo andare a cambiare, mi dispiace. Aspetta, via, ti aspetta. Moretti, vai via. Da dove sono sti abiti da Scomorroide? Solita divisa, di ah, ok.
forte, pa. Dai. Cane. Andiamo Moretti. Ah, non so via, se è vero. Andiamo Martinez. Moretti, vai con Smith, dai. Smith. Smith. Un attimo. Ma va a promuovere sto Moretti o no? Vai in pattuglia, dai. Ma è già la promuovere, solo che il comando non lo vuole. Oh, fai io per rimuovere. I tenenti non vogliono far muoverti. Dove stai? Che infame che sono quella così. Fuori. Dai, andate su. Io? Oh, figata. Giubbotto normale, non questo. Giubbotto normale. Miller l'ha detto Morolla, non è che. Martinez, vieni con me, visto che stai girando. Sto cambiando, sono normale. Ah, ok. Normalissimo, un normale giubbotto classico, Va bene. Entrai in una pattuglia meno una. Signori. Avanti. Dal bario, andiamo Moretti, vai, andiamo insieme. Ex concessionario. E un'altra dame che converga dai supporto, dai, andremo con un pochetto alla zona. Andiamo. Andiamo in pattuglia, io te. Siamo alla mi cambiate. Abbiamo diversi spari, Megamo, diversi soggetti sul mezzo. Atom 6. Arriviamo, arriviamo. Atom 6, 18. Signori, 10-3, parla solamente a Martinez. La gente carrozza converge. Diversi soggetti sul Megamall, almeno 6-7 persone sul Megamall. Armati e mascherati, esatto. Mm. Sì, si stanno sparando giù. Tranquillo, possiamo mettere uno. Come facciamo, Moretti? Dici tu? Moretti, chi è che funziona l'operazione? Dici tu l'operazione? Abbiamo intanto 3 Adam qui, quelle altre Adam stanno convergendo. Quella di Adam 3 sta convergendo. Perfetto, altre Adam. Servo la mano, Moretti. Gli agenti che stanno convergendo vengano in TAC. Vediamo anche noi? Sono anch'io. Tac 1, tutti quelli che stanno convergendo. Sì, ci siamo. Spostiamo di frequenza, va. Frequenza 7. Mette. Ancora uno può venire. Un'altra gente può convergere. Io sto io. Entra in tac. Sto. Mette. Ok, basta, no, sono in operazione. Basta, frequenza 6, mettiamoci. Solo quelli che stanno in tac convergano, frequenza 6. Che gioia sparare sempre. Ceccherini. Mi serve un 10-3. Allora, Martinez, innanzitutto dobbiamo fare un perimetro della zona e capire bene che cosa succede. No, qualcuno, ragazzi, ma io non mi so, Moretti parla arabo, si è unito qualcuno in più ora. Chi è che si è unito l'ultimo che è entrato? Chi è? Signori, chi è stato l'ultimo ad unirsi in TAC? Ecco, un altro. Quanti altri ti vogliono unire in TAC? Basta. Signori, due persone si tolgono da TAC e non vengono. Due persone si tolgono dalla TAC e non vengono. Gli ultimi due che sono entrati vadano via, immediatamente. No, siamo in 14 in TAC, signori. Due si devono togliere. Però finché ci contiamo. Signori, allora, se risalgo a chi cazzo è stato e non esci in questo preciso istante lo sospendo. In questo momento proprio. Abbiamo luce verde, Moretti, abbiamo luce verde. Stringe, sei tu che sei entrato dopo, mi sa, eh. Negativo, io sono entrato. Johnson. Signori, possiamo due gli ultimi sono usciti entrati, devono uscire. È anche una cosa a cazzo. Signori, uno è sceso armato. Se no spara a nome a caso. Spara un nome a caso. 129. Se ne vanno due non si può far nulla. Che vedo qua? Spara un nome a caso e lo puoi andare via. Guarda, Strange, l'Adam di Strange, vada via. Cioè, solo Strange di andarsene via. Va bene. Vabbè, Moretti, cioè, se entrai qui. Siamo all'armeria, io. No, ora siamo in 12, se solo Strange a questo punto se ne va via, signori. Cioè, mi chiamo.
Madonna. Ragazzi, io ero di Adam 2, proprio. A sto punto solamente tu sei a entrare, se ha deciso Moretti, perché ora siamo in 12 in tac 1. Quella pattuglia, Madonna. Ti fermi? Ma la guerra è stata qua. 135. Ah, innanzitutto dobbiamo controllare bene il perimetro e controllare ancora se ci sono soggetti, diciamo, che stanno ancora bene. Se sì, dobbiamo vedere un pochino che cosa fanno, se ci mirano, se ci sparano. Ci mirano, ci stanno sparando. Prima hanno sparato addosso? Megamolt. Ci stanno sparando. Ci stanno inseguendo? Moretti, Megamolt è pulito. 30. Negativo. Vabbè, parliamo con i muri, Signori, ma a me mi sembra di parlare con i muri, però, la centrale, Bisogna fare perimetro. Se ne è unito un altro in TAC 1, se ne è unito. Esca l'ultimo che entra in TAC 1, immediatamente. Signori, ma ora faccio una foto. Se qualcuno si unisce, io lo faccio sospendere. L'ultimo che è entrato si esca da TAC 1. Tante persone a terra. Sì, tante, sul Megamon stanno altre 10.000 persone appostate. Sempre armate, giusto? Esatto. No, sul Megamon sembrerebbe vuoto. È vuoto. Non è vuoto. Stavamo guardando quelli, stanno aspettando che saliamo. Lo sanno che noi saliamo lì. Ah, qui, 1, 2, 3, 4 sono qui. 4 lì, 4, 5 qui. Sono i soli, 6, 7, madonna. Ho contato 7 corpi a terra per ora io. Signori, dobbiamo rischiare a salire sul Megamon. Perché ancora... Visto chi è? Raga, tocca... Bisogna controllare il corpo sul Megamon. Dobbiamo salirci. Signori, io ho visto uno che è sceso da una sport, Vince Sport S, quella lì, una bianca era l'auto, ed è andato al negozio di parrucchieria e l'autolavaggio lì, quella zona. 129, è andato lì dietro, l'ho visto. Ho capito, un Adam che mi copri che sta con il Megamon, oppure dobbiamo... Signori, vediamo anche noi, se vanno via. Sì, esattamente, noi, io e... Aspetta. E Sinaloa? La nostra Adam stanno qui, tutto il resto vanno a fare perimetro, okay, e controllo. No, noi ci raggruppiamo dei soggetti. Ok, esattamente, raggruppate. Vabbè, mi sa che Moretti parla arabo, Come cazzo lo faccio? Che abbiamo dei soggetti mascherati. Senti qua, andiamo. Soggetti mascherati al mare, luce verde, signore. Porto la mano, vieni Stefano, vieni di qua, cioè... vieni di qua. C'è un soggetto a terra. Non è un soggetto, ora dove la occupiamo? In strada tra il 131 e il 121. Quella strada lì. Sono auto che girano. Chiamate la zona interdetta. 4 soggetti a terra. 5. Sul Megamall c'è un altro soggetto a terra. Ok, si deve scendere. Vabbè, no, facciamo salire sul medico. Ragazzi, il primo che scrive nel giornalino... Sì, non cagate il giornalino. La verità. Capicitelli. I medici già sono arrivati. Sì, va bene, hai incominciato a fare rialzare i soggetti. Sì, raggruppiamo. Poi mascherati, per cui siete di subito. Maschera, ragazzi, si sono tolti la maschera a terra. Signori, questi ammanettiamoli. Questi vengono tutti in centro con noi a fare domande. Ti hanno fatto se l'hanno fatto, lo porno in cafetteria che non possono farlo. Ragazzi, se c'è stato un luogo di una sparatoria, ok, vediamo dei postoli a terra vicino a lui, che si vedono. Uno fa il GSR testa a tutti mentre sono a terra, ok? Mentre sono a terra e fa le foto a tutti i GSR, gli esiti. Vai, uno che se lo prende, uno che si prende l'incarico, dai. Sì, ma prima dobbiamo raggruppare tutti, ragazzi. Sì, sì, poi tu, Sinaloa, fallo. E metteteli, non metteteli tutti in gruppo, ammassati, metteteli separati, così il GSR test viene bene. Vabbè, Miller. Comunque io vado da prima. Ne avessimo uno sopra un altro. Beh, fa niente, a noi ce ne basta pure uno solo. Mitto, ma se sono sull'auto. Ragazzi, un Adam si prende... Sì, ho capito. Falli tutti e poi in centrale vediamo i documenti. Ho capito. Un Adam mi serve che prende tutte le targhe delle macchine. Separati, mettili. Sotto quel Megamall c'è un altro soggetto da fare di serie test. Lo so. A sto punto no, se c'è qualcuno già sul Megaball li faccia subito, perché sennò magari ci è passato troppo tempo. Sì, allora tu mettiti subito a fare GSR, non andare a cercare persone tu. Ma non ho niente per farlo qui, fate una no, prende una pattuglia e poi la vicina. Ho portato tutto io, Martinez. Vieni sotto il Megaball, vieni, per favore. Ok. Quindi portare GSR sopra, ok. Detto 110 l'avete controllato?
Se no controllo io. Sto controllando io le strade dentro il gruppo, tutto qui. È comparso un altro soggetto a terra, questo è Mega. Ok, ok. Beh, meglio. Sono arrivati i medici? Mi serve una mano al 130. Al 130, perché? Al 131, sono sul tetto con un corpo. Ok, sono qua sotto. 131, grazie. Sì, sì, sono qua sotto, Nabir. 110? Io. Allora, Moretti, quella recluta è un agente... Da dove lo fai scendere? E vadano a prendere il pullman. Nabir, da dove lo fai scendere? Capito, Moretti, recluta? Sì, sì, sì. Ecco, chi è caduto dal tetto? Nabir? Da solo vado, non fa niente, c'è problema. Nabir, check. Vai, vai. Mi sa che Nabir è caduto dal tetto. Ah no, eccolo. Martina, sta bene una birra. Stiamo facendo noi, e Mike. Cioè, procediamo a rialzare. Vabbè, genio. Aia. Sta vivo. Ma che genio che hai avuto? Ma dai, io. Niente, alla fine era basso, non mi sono fatto niente. Però guardavo i geogeni che si sono ribaltati qua sotto, guardavo. Ho visto. E sapevo sono caduto giù. Davanti. Vuoi assumerti tu l'incarico delle perquisizioni o tu che scegli? Ah, vabbè, va bene, faccio volentieri. Perfetto. Dovevamo lasciare insieme. Sono tipo 7 soggetti a terra, lì al 101, avviciniamo le Adam. Devi portare un medico sopra il Megamall. Sì, mando subito un medico sul Megamall. Uno di voi due può andare sul tetto del Megamall. Sul tetto del Megamall ci sono due soggetti a terra. Diritti e fagli levare la mano. Vado io. Mi accompagna qualcuno. Sì, allora hai fatto i GSR tutti? Se volevi. Credo. Al Megamall che i due sì. Hai fatto i GSR a terra? Già vado. Sì, ho già fatto. Ok, tutti, perfetto. Poi dopo in centrale confrontiamo i risultati. Ok, questo qua l'hai fatto? Vabbè, iniziamo da quello laggiù, dottore. Sì, inizia uno da questo. No, no, ce la facciamo. Tanto ne vogliamo una alla volta in piedi. Tanto, signori, il dottore ci dice se sono per colpire la mano. Comunque qui è stata una sanatoria. Non penso sia... Dobbiamo aspettare pure la caffetteria. No, la caffetteria ci vanno... Smith, per favore, fai la foto a ogni perquisizione. In caffetteria ci vanno dopo, quando sono in centrale o al carcere, non qui. La gente, che faccio? Cosa? È impegnato, gli faccio... Se non parla, non me ne frega niente. Deve parla? Oh! Le perquisizioni. Parla? No, perché mi sa che... Faccia la doppia fattura, perché non parla. Così imparano la prossima volta. Una firma qui. Va bene, tutto posto. Ma il signore è 23. Compro le parametri. Grazie. Io sono un cazzo grande. Ma sì, ma io penso si ride. Ma dai, questo. Vabbè, io li metto le manette, ma non mi frega un cazzo. Signore, no, un attimo, le ha detto di rimanere in silenzio, qualsiasi cosa dirà o farà potrà essere da contro in tribunale. Ha diritto un avvocato, se non può permettersene uno gliene verrà fornito d'ufficio, ha compreso i suoi diritti? Facciamo tipo ventriloquio. Sì, da compresi. Ha compresi. Ok, perquisizione questa, perfetto. Tendo questa, aspetta un attimo, dottore, per favore non prenderli. Uno, due. Sì, sono nuovo, non so per quanto ci rimango. Come mai? Radio. Ti tolgo la maschera, signorino. Me la può togliere. Sì, sì, la tolgo ora. No, ora. Vabbè, se hai problemi con la privacy, la faccio un discorso. Ma quale problema della privacy? Tutti a terra sono. Ok, perfetto. Venga. Ok, a posto. Portatelo sull'autobus. Sì. Venga qui. Comunque, gli ho letto i diritti, signore. Lei era muto, li ha accettati subito. Qualcuno che guida l'autobus. Io gli ho letto i diritti, tutto, signore. Li accetta? Li ha compresi? Li ha compresi? Conosce i diritti? Perfetto. Li ha compresi. Dottore, prego.
T'accompagno. Prego, dottore, prego. Vieni. Ok. Vai, segua il collega biondo, signore. Vada, proceda pure. Manganellata nelle gambe, porca miseria, quelli che vanno a zona in assistenza. Signore? Per quelli che sono tutti lì, per cui si scoppia e ne ho finito questi via a terra, ricevuto? Agevolare la respirazione, dolori, petto, gamba. Ma intanto non li faccio ammazzare al medico, gli mettono le mani. Quanti sono? Sì, appena il medico li soccorre, mettete le manette, fateli scendere giù. Però non fateli salire sull'autobus. Sì, esatto, prima li fate scendere, e poi una volta arrivati vicino all'autobus, li mettete le manette e li fate aspettare lì che finisco con gli altri. E cosa? No, no, vai, ma sono qua dietro, sono io. Perfetto, ok. Sicuro qua, è tutto vostro. Già fatto. Signore, lei in arresto. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà o farà potrà essere davanti al tribunale. Ha detto un avvocato, se non può permettersene uno, gliene verrà fornito uno d'ufficio. Ha compreso i suoi diritti, risponda sì o no? Sì. Perfetto, la perquisisco. Già fatto, già fatto. Poi vorrò io sono qua con uno che è appena arrestato, ma devo farsi lì sul bus. Gli ha già fatto la perquisizione tutto Smith. Sì, quelli perquisiti da me si sì, devono salire sull'autobus. Qua c'è un altro a portare sul bus. Se ti chiedono perché sono stato in arresto, io sono stato in arresto preventivo. Dico, c'è stata una sparatoria. Ma lo perfetto. Prima sì. Tanto sono stato da loro. Ah, devi mangiare o bere? No. Ok, perfetto. Portatelo sull'autobus. Porta questo sull'autobus. Prego, porta qua. Prego, dottore, vada pure. Procedo. Procedo pure. I parametri ci sono. 2, 3, 4. Signore, si tolga la maschera per la respirazione. Ok, dolore, petto, braccia. Non ho capito. Ho male al petto. Al petto, si tolga la maglia e mi faccia controllare. Ok, sì, ha un ematoma qui. Si abbassi un attimo che le metto il gel. Eccoci qua. Ehi, attenzione che è freddo, lo so. Ecco qua. Blu c'è. È freddo, lo so, è un po' di pazienza. Ecco qua. Un attimo solo. Che mi sto inceppando io e tutto. Ecco qua, due volte al giorno. Dai. La pomata si chiama Arnacca. Ecco qua. Vabbè, si rivesta, signore. Signore, lei è in arresto. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà o farà potrà essere tenuto in tribunale. Ha diritto a un avvocato. Se non può permettersene uno, gliene verrà fornito un ufficio. Ha compreso i suoi diritti? Risponda sì o no. E stia fermo. Non ho detto di muoversi. Torni qui. Torni qui, gli ho detto. Sì, ho rimasto da solo, però. Ok, devo perquisirla. Da portare in autobus questo. Ok, venga qui signore. Venga qui da me. No, lei vada pure, in autobus lei signore. Vada pure. Signore, venga qui lei. Lei con i capelli marroni. Venga qui da me. Mi segua lei con i capelli colorati qui. Lo devo perquisire. Perfetto, lo requisisco questa intanto. Sì, sta l'ultimo soggetto. Questa. Qualcuno ti rivia il cellulare con questo signore? Anzi, l'ho preso. Da portare sul bus un altro soggetto. Sono io qua, sono Stuart. Mi sega. Avete già dato voi i diritti, vero? Quelli sul Megamall, vero? Prego, dottore, vada pure. Negativo. Allora, ma li avete i diritti? Allora. Si calmi. Dolore, braccia, gambe, petto. Come? La testa? Ok, quante sono? 10. Ok, come ti chiami? David. Ok, e mannaggia sto casino qua. E su che pianeta siamo? La Terra.
La tua mata è legata? È una mata Knashkne? Ecco qua. Si chiama proprio così. La Knashkne? Sì, la pomata. Ah no, hanno ragione, signore. Due volte al giorno. Ok, perfetto. Kestine sia fermo, le metto le manette. Signore, lei in arresto. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà, farà. Potrà essere da contenere in tribunale. Ha diritto a un avvocato. Se non può permettersene uno, gliene verrà fornito uno d'ufficio. Compreso se i diritti risponda sì o no. Perfetto. Motivo lo saprà in centrale. La perquisisco, le requisco le armi che c'è addosso e tutte le munizioni. Prendi lì il cellulare al signore. Aspetta. Prendi lì il cellulare, collega. Perfetto. Vada pure, parata. Sì. Ok, la perquisisco. Dottore, attendatina che qua siamo rimasti due agenti. Ah, pure procedere. Requisisco le armi. Ok, e qualcuno prendere. Prendi il cellulare e la radio. E portalo in autobus, portalo. Tutto bene, dolori, gamba, braccio, petto. Più o meno tutto a posto, un po' di dolore al braccio. Ok, braccio, faccia così. Dolore da 1 a 10. Portalo in bus, portalo al bus. Sì. Allora si abbassi un attimo che le metto la pomata. Ecco qua, allora la pomata si chiama Asfracca e la deve mettere due volte al giorno, va bene? Antidolorifici al bisogno. Bravo. Okay. Perfetto. Faccio... Oh! Oh ma? Signore, ho sentito... C'è un errore, ditelo. Io. Signori, è tutto posto. Ok, signore, si volti. Signor Lane, arresto preventivo. Ha il diritto di venire in silenzio. Qualsiasi cosa dirà o farà, potrà essere tenuto in tribunale. Ha diritto a un avvocato. Se non può permettersene uno, gliene verrà fornito uno d'ufficio. Compro i suoi diritti? Risponda sì o no, perfetto. Tutti sono senza maschera. Cioè, dopo. Le requisisco armi, munizioni e dispositivi elettronici. Guardi, mi sono già rialzato senza maschera. Guarda, collega, prendi la radio. Andiamo. C'è un contender, una moto che girano. Fermateli, le zone in rete, fermateli, arrestate. Se passano in zona in rete, li fermateli, arrestate per intralcio alla giustizia. No, non apriamo il fuoco. Fermateli con le buone maniere e fateli la multa e arrestate per intralcio alla giustizia. Così la prossima volta ci ripensano di passare avanti nella zona interdetta. No, sto un attimo così, sto un attimo. Signori, si alzi. Sì, ma poi dopo si può sedere sull'autobus e rilassare lì. Chi è più io. Perché l'autobus? E allora dopo faccia una cosa, magari dentro l'autobus, ricordi a tutti quanti che se qualcosa ci stanno, c'è l'ambulatorio lì in... Al carcere, in polizia, sì. E sì. Se qualcuno ha dei sintomi che magari si dovrebbe inventare, chiamiamo noi. Sì, sì, in caso chiamiamo noi al carcere se si sente qualcuno male, non si preoccupi, non abbandoniamo le persone a terra. Carcere o centrale? Noi dobbiamo comunque fornire il certo. Migliore possibile. Signore, se chiedo solo di alzarsi e sforzarsi per 2 minuti, così poi si può sedere sull'autobus. Ok. Le metto le manette, signore. Tolga la maschera. Non è una maschera. La tolga, comunque, l'ho detto. Aspettate un attimo, accendi. Perfetto, le metto le manette. È prima delle manette. Oh, ferma, vada. Non avevo capito. Potete fare due passi dietro. Vada. Vabbè, dai, tanto massimo. No, dai a lui. Ecco. Perfetto. A lui. Ehi, fermo. Oh. A lui, tanto sto qui, non posso scappare. Ok, ti metto le manette. Lo faccio. Ma come mai l'autobus è... Signore, lei è in arresto preventivo. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà o farà, potrà essere dotato contro in tribunale. Ha diritto un avvocato. Se non può permettersene uno, gliene verrà fornito d'ufficio. Ha compreso i suoi diritti?
Va bene, quella della giurisdizione. Ha compreso i diritti? Sì, perfetto, ok. Non esiste qui. Ehi, cosa c'è? Un silenziatore addosso lui. Sì, signore, infatti io lo volevo dire. Mi sono trovato da roba dentro lo zaino. Sì, stranamente. Oh, che te devo dire? Non mi crede. Non mi crede, che cazzo. Va bene, ho portato l'autobus. Ma chi è quello con i capelli rossi? Chi è? Una birra. Ma? Una birra. Ma non c'è. Pattuglia abbiamo. No, ah no, infatti andiamo al carcere. Abbiamo delle armi, signori? Se sono più di 6 si va sempre al carcere, Martinez. Sì, sì, si va al carcere, signori. Eccoci qua. Sì. Basta. La pomata si chiama tratta da. Col perimetro avete trovato altre persone a terra. Oh, secondo te fermatelo, signori. Fermatelo, fermalo. Grazie. Fermati sto contender. La volante lo fermo. Signore, si venga più in qua. Più lontano dall'ambulanza. Un attimino. Signore? Non lo sento. Sì. Più lontano dall'ambulanza e si volti. Ok, si volti. Vabbè, vado qua giù. Signore, devo mettere l'estate di arresto preventivo. Perché in arresto? È la parte centrale. Signore, è in arresto, ha detto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà o farà, potrà essere contattato in tribunale. Ha diritto a un avvocato. Se non può permettersene uno, gliene verrà fornito uno d'ufficio. Compreso se i diritti risponde sì o no. Ok, perfetto. La perquisisco, le requisisco tutto quello che ho addosso. Ok. Portalo all'autobus, per favore. Portalo al bus questo, portalo al bus questo. Portalo al bus quello. Lascialo andare. Digli che si passa un'altra volta per averla. Ceccherini. Aspetta, ne manca un altro. Signore, dolori, gambe, braccia, petto. Un po' la testa. Come? Un po' la testa. Un po' la testa, ok. Quante sono? 10. Che mi puoi? 10, ok. Su che pianeta siamo? La mecca. Terra. Ok, come si chiama? Io? Sì. Perfetto. Ok, perfetto. E allora le prescrizioni. Comunque stanno in comunque sono 11 soggetti, Non ci entrano. No, infatti, allora mettili nell'auto allora. Però l'autobus non si deve muovere da qui, aspetta che tenuto insieme. Non andiamo in centrale, andiamo in carcere. Esatto. Ma signori, dobbiamo fare un cavolo di convoglio. Se si riesce ad alzarsi. Siamo poche volate. Sì, sì, do una mano, volentieri. Due e tre. Signore, ok, ha pagato la fattura? Sì. Fatto la fattura? Sì, fatto. Ok, signore, si volti. La devo mettere in stato di arresto. Signore, lei in arresto, ha il dito di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà o farà, potrà essere davanti in tribunale. Ha diritto a un avvocato. Se non può permettersene uno, gliene verrà fornito d'ufficio. Compreso i suoi diritti? Sì o no? Sì. Sì, perfetto, la perquisisco. Assolutamente. Assolutamente sì, devi rispondere. Ah, Massimo. Perfetto, devi dire sì o no. Ok. Oh, cos'è questo? Un silenziatore? Non lo so. Me l'hanno dato. Togli la radio. Ehi. Oh. Togli la radio, cellulare e GoPro. E dove sta l'ultimo soggetto che ho fatto a portare all'autobus? È già caricato, avete? L'ultimo? No, no, l'altro che l'ho fatto portare prima, Miller. Miller, l'hai già caricato quello che avevi tu? Perché ha ancora radio e cellulare addosso quello, Quello che hai caricato, quello che ti ho lasciato a te per prima. A me non mi ha lasciato nessuno, non ero io. Vabbè, poco fa è... non ero io, cazzo. Chiuso. Io ci sono chiusi gli occhi, non ero io quello. C'è distanziamento sociale, quindi si può... Vabbè. Quale dei tanti? Vabbè, è l'ultimo che è stato sull'autobus. Ci sono pochi gol. Ah no, quello non l'ho fatto io. Vabbè, mettiamo un volante, dai. Aspetta che stiamo arrivando noi su un'altra volante. Agente, c'è un cecchino appostato direttamente davanti a lei. Ganso? Violi. Che arma, una VP? Un Barrett. Un Barrett, bellissimo. A me garba, io già la CS come, c'ho le skin, ganso. Gli si apre la testa, vedrai, con un Barrett. Una barretta di cioccolato Kinder? Ma non sono soffi tutti. Ah, poi non sono io che parlo.
Dai, dai, stanno allora, un'altra gente può stare con me. Ma dove sei, amore? Dove sei? Smith, vieni con me. Dove stai tu? Che si ah, qua, ecco, andiamo. L'autobus non sta ultimo, signori, eh? No, assolutamente no. L'autobus sta in mezzo. Tutti in coro. Ceccherini? Aspetta. Ah, cioè che tu stai attento in quel mezzo perché non gira. Quindi vai piano. No, è solo frena le curve, punto. Non pensare di non frenare, frena. Va bene. Eh? Vai, vai in versione e passiamo, dai. Si assenti, ma avete lasciato le cinture. Ah, avete lasciato le cinture esagerate sull'autobus? Ceccherini, hai lasciato le cinture esagerate sull'autobus? Sono tutti già legati. Sì, sì, avete la serie di specifica che sono state lasciate le cinture. Un'altra, una davanti e sta. Fernando Moretti. Ma che strano dice? Vabbè, a prossimo, signori. Fammi guidare, dai. È Ceccherini che sta guidando l'autobus, io signori. Ma gli diamo il socio della giustizia a tutti. Devi frenare, Ceccherini, devi frenare. Alle curve. Ragazzi, piano piano facciamo le curve. Non c'è fretta. Imparato, e boh. La macchina ci fuma. Noi da di testa andiamo un pochetto più avanti per controllare se tutto, se il passaggio è tutto libero. Ci vado. Con Smith mo te passo tutti. Tutti gli SR. Sì, sì. Sì. Falli parlare, falli parlare. Falli sfogare, non ti preoccupare, saranno incazzati. Falli sfogare, poi dopo quando arrivano in carcere li dai altri. Se ti insultano li dai una multa in più. Ma sono proprio simpatici invece. No, no, dopo gli fai 10.000 di multa, 5.000 di multa a tutti oltre alle multe che si devono fare. Non lasci insultare, non hai pretesto per insultarli. Che strage stanno facendo su giorni? Martino, sei finito di guidare col culo. Ma cosa è successo di preciso qui? Lo saprete a breve, non si preoccupi. No, vabbè. No, però dai. Cioè, no, dai, raga. Io capisco larga, però, cioè, io ho detto di frenare il nostro autobus, Che pirla. Dio.
Mi raccomando, i cancelli, fermati prima e non andarci contro. Ceccherini. Ceccherini, non ti farò mai più guidare l'autobus come Sinaloa. Certo, io lo guido male per lui. Tu ci sei finito tu sei venuto giù da un fosso con l'autobus tu. In autostrada. No, ho visto una videocamera di sorveglianza lì in autostrada. Non qui sotto. No, qui dove siamo noi, dietro. O davanti o qui dove siamo noi dietro. Davanti. Basta che non sia sotto il tunnel, signori. Ok. Allora metto dietro, va. Vai, vai, vai. Pittalo. Perfetto, qui va bene, qui va bene, qui va bene. Siamo arrivati. Te la porta con il capo. No, porta tu, ti devo chiudere le porte e i cancelli qui. Una alla volta. Una volta. Chi ha detto che cosa? Chi ha detto che cosa? Mi dissocio. Chi è stato? Ma se ti dissocio. Non lo so. Madonna. Dai, vabbè, ti è scappato, ragazzi. Lasciamo stare. No, cosa hanno detto esattamente? Cosa di brutto? No, niente, vabbè, vabbè. Hai capito? Ci dissociamo, ragazzi. Dissociatevi tutti per bene e smettetela di fare la cazzata, grazie. Potremmo uscire, però. Con le mani per te! Beh, primo l'ho lasciato in carcere, io da 17. Cosa? Uno dopo l'altro, su, su. Mamma mia. Qua è il Cind. Di là, giusto? A dopo. Oh, dove vai? Di là, di là. Ah, ok. Vai su. Vai, segui. Una persona. Ogni agente si prende un tizio e lo porti alla cella, grazie. Ecco perché ti ho detto che ci tu, prova a scappare. E io ti resto a vita, ti arresto. Sì, seguire gli altri, seguire. Mi serve il tuo aiutino. Dentro? Minaccio. Hai da letto il giornale? Avete capito, no? Buono. Bene, dentro qua. Chiudo la cella io. Chiudo a chiave la cella, Poi qui, vieni qui, entra. Dopo, un attimo. Chiudo a chiave la cella. Sì, i soggetti devono essere 10 quando saranno in carcere. Se sono spariti, guardami, incazzo. Ciao. Bravo, incazzati, Smith. Ma perché ce l'hai sempre con me, tu? Mi prendi in giro sempre, tu. Io ti prendo in giro? Sì. Io prendo in giro. Martina, una alla volta, Martinez. Venga, venga, venga. Ti sto mandando tutte le foto. Andiamo. Ok. Ancora devo capire cosa ho fatto. Sì, vai, vai. Smetta. Ci metti tu? Che lo fai? Tu, vai, su, andiamo. Andiamo. Non mi chiamare di nome, su, andiamo. Sì, non ho occupato un attimo il computer. Al tablet. Seguimi, mi raccomando, non fare non giri. Cosa ho fatto. E lo saprai, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, vai su. È carcere, non è mica il giardino botanico. Su, lo so, bro. Qualcuno lo butti in cella questo, dai. Moretti, porta in cella. Vai su, portalo alla cella. Piano lì sopra, se ci stanno. Finiti. Vabbè, ehi, ok. Parara. Vabbè, chiudiamo questa porta. Perfetto. Sì, allora adesso voglio un agente o barra recluta. Uno, che non facciamo casino, che mi vada in ogni cella a smanettarli tutti, farli mangiare e bere se hanno bisogno e fate i documenti a tutti. Pronto. Io faccio. Allora, Moretti, tu fai ogni cella 1-1, li smanetti, li fai i documenti, ok? Ok. Comunque, Smith, se posso dire, 4 agenti ce ne possiamo andare. Sì, sì, 4 agenti possono andare, rimaniamo qui in 5, così rimaniamo qua, non di più. Allora,
Io Moretti recluta, no, Moretti recluta sta qua. Io Moretti recluta stiamo qua insieme a Moretti sergente e a Ceccherini. Gli altri possono andare. No, tu sei con noi, io vuoi andare via. Tu stai con noi o devi andare via? Prima. Che c'è? Lui dice che non c'entra nulla con la sparatoria. Non si preoccupare. No, a parte che ti devi rivestire come eri prima, perché mi cazzo poi. Ah, e rimettiti i vestiti che avevi. Sì, ma non. Rimettiti i vestiti che avevi subito. Sì, con cosa? Tengo a specificare che appena io verrò nella vostra cella per compilare le varie cose, per vedere cosa avete addosso e tutto, voglio vedervi tutti con i vestiti che avevate prima, signori, mi raccomando, non cambiatevi, non spogliatevi, perché tanto non mi fregate. E chi l'ho appena fatto si prende il triplo della multa. Perché siete in due voi qui? Gente, mi dovrebbe smanettare. Ero su, Mi segue, esca fuori. Richiudo la porta. Ok, di qua. Sinistra. E sta questa là qui davanti. Perfetto. Prego. Grazie. Chiusa, È chiusa, Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, sono 10 signori soggetti, 8 posto. No, ci stava uno in cella là sopra. E non l'ho riportato qui, era finito di sotto, l'ho finito. L'ho riportato qua. Sono 8 qui sotto. Sono 8 e 2 sopra, 10. Ok. Allora, non mi chiama di nome. Ma Knight l'hai portato in centrale, Knight? Knight è andato via, sì, sì. Lui doveva trovare l'esito dei... Di quei due, vabbè, di quei due sul tetto. Ce l'ha segnalato a tutti. Ma tu come degli altri? No, l'ho invitato. Ce l'ho io tra me. Quelli tu fai i documenti a tutti. Oddio, no. Che ti frega, Faldi? Vabbè, se i documenti ce li hanno già, non falli i doppi, cioè. Falli i documenti a chi non ce li ha. Non avevi deciso dopo, guarda. Ciao. Ok, ho trovato il Knight, mi ha trovato... Allora, io ho in mente di fare una cosa. Allora, allora, un attimo, ascolta. Allora, ciò, in totale, per il sussurro. Positivo. 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 Negativo. Ah, chi è negativo? Negativo, Domenico Caruso. Poi positivo. Positivo. Negativo. Aldo Baggio. Positivo. Positivo. Negativo e poi un altro positivo che non che sul uno di due sul Megamall. Michael Brown che era sul Megamall negativo l'altro che era sul Megamall era positivo invece. Di sopra? No, oddio. Oddio. Dove ti prendono le auto? Sono in carcere, sono occupato. Ma dove stai? Allora, io direi fare una cosa. Allora, per chi c'è i documenti? Chi c'ha il porto d'armi, ok? Ciao Moretti, bentornato. Comunque c'era uno che ha fatto il colloquio che aspettava Benente. L'esito. A me dice Brando? Non so come si chiama. Ho già parlato con il vice. Oh madonna! Mi mancava sto rumore. Può essere, se volete possiamo combattere io, Ciaccarelli e Abir. Innanzitutto andate a 35 per mettervi d'accordo in questo video. Staranno già andando sicuramente. Vabbè, stai dicendo? Chi c'è il porto d'armi per il mio? Gli va ritirato? Non lo so, perché tocca analizzare se è legittima difesa o no, perché se c'è un porto d'armi se ci pensi. Ma allora, tieni conto che erano tutti a terra, non tutti mascherati. Adesso guardo il mio video, vedo chi era mascherato e chi no. Però alcuni erano mascherati. Cioè. E poi erano. Moretti, poi si sparavano. Quindi non, cioè, non c'è niente da dire. Okay, è stato omicidio comunque per tutti. Ok, cioè. No, ascoltami. Si sparavano, ok. Però se magari una sparava una persona, lui si stava difendendo. Sì, si difendono in 10. No, io dico quello lì che ce l'ha io. Il porto d'armi, che c'ha il porto d'armi. Allora valutiamo, magari facciamo allora abboniamo, magari dato che non sappiamo che è successo e loro non si ricorderanno nulla perché sono venuti da terra, ci abboniamo, li abboniamo quelli col porto d'armi,
l'utilizzo improprio magari, ma neanche l'utilizzo improprio niente. Vince la revoca però. Questo è il problema, è come... Che cosa vorresti fare? Beh, vediamo un attimo. Innanzitutto dimmi chi non era mascherato. Modo ricordarmi un attimo dove andare. Vedi la GoPro, per forza, sì, un attimo. E poi dovevi fatti lo cominci a tutti, moretti? Sì, sì, aspetta, sono andato a parte. Vai a fare la foto a tutti intanto appena mi cerchi le cose. Cosa? Appena mi hai cercato le cose, vai a fare i documenti a tutti. Vai a fare la foto a tutti i documenti. Ah, vabbè, sì, ma li faccio uno a uno quelli quando li arresto. Ah, ok. Uno a uno in cella, quando andiamo lì, se lo devo arrestare, le faccio una foto e lo mando via. Ma. Oddio. Ma era un po' elastica. Vai tu, risparmi. Allora. Allora, il primo è quello col a quadri con lo zaino. Ah, dimmi, allora. Un attimo. Scusa? Scusa. Scusa? Ciao, tu avevi lo zaino? Sono tutti sotto i. Ecco, rimettilo per fuori. Mettetevi tutti i fischi di capito all'inizio, che devo identificarvi, devo. Oh, sono tutti. Rimettiti un attimo la maschera che hai addosso anche. Smith. Sono tutti identificati, sotto, perfetto. Sono tutti sotto i due. No, anche sopra ce ne stanno due. Ok, anche sopra. Metti lo zainetto, perfetto. Lui era mascherato. Poi. Ma mi ridi chi non era mascherato? Un attimo, devo capire un attimo chi era mascherato e chi no, un attimo. Uno a uno me li sto facendo, un attimo. Chi non era? Dai, muovi. Ok, poi lui era mascherato. Tu mettiti una maschera. Come? Mettiti la maschera. Ok, tu eri mascherato, mi sa, oh? Sì. Sì, sì, tu eri mascherato. Sì, sì, te l'hanno messa, ovvio. Vedi, qui c'è un altro sopra che ha messo la maschera, vedi se ce l'aveva o no. Ok, dobbiamo vedere se uno. Devo seguirla. No, capellino no. Comunque si sto controllando uno a uno un attimo. Quindi chi non era mascherato? Ma scusate, prima di tutto non facciamo prima che okay. Se tutti questi hanno il porto d'armi. Perché se non hanno il porto d'armi, il mio già l'ho visto. La tua difesa non si può. Vabbè, vi aiutiamo, possiamo andare in cella, vediamo che funziona. Si controlla, se hanno il porto d'armi, se hanno il porto d'armi. Il primo ce l'ha il porto d'armi, il secondo. Sì. Controllate se ce l'ha. Qui sul tetto? Sì, quei primi due qui ce li hanno. I due sul tetto, però le maschere, i due sul tetto? Controllo se c'è un porto d'armi regolare. Lei, quello... No, non è il manganello che parla, il porto d'armi regolare. No. Oh Moretti, quello sul tetto avevano. Quelli sul tetto avevano le maschere, quelli sul tetto? Perché io non c'ero sul camion. Vedevi di chi non era mascherato? Ok, ma devo chiedere a te, quelli sul tetto erano mascherati? Non lo so, non l'ho portato. Vabbè, io madonna, però. Perché sul tetto me l'hanno portato giù smascherati, me l'hanno portato giù, Io prima cosa non ero mascherato, seconda cosa. Moretti, vieni qua giù, Moretti, qua giù, vieni qua giù. Dove sono io? Io? No, l'altro sergente. Ok, perfetto. Io e Moretti ce ne andiamo. Va bene. Allora, lui era sul tetto? O no? Io ero a terra. Tu eri a terra e avevi uno zaino addosso o qualcosa? Ma scusami, ma Smith, ma che ci vuole? Un attimo, ma sai quanto ci ho messo a far tutto? Ok, tu hai uno zaino addosso? No, tu no. Ok, lui, perfetto. Lui no. No, quello lassù, ok. Quello lassù.
Ok, vieni qua, Moretti, Moretti, seguimi, allora so ora che è smascherato. Vieni, Mick, seguimi. Allora, smascherato era quello là. Moretti, su tutti questi, solo due hanno porta d'armi. Ah, non è chi sono? Solo due o tre al massimo. E su questi, di questi quattro nessuno ha il porta d'armi. No, no, infatti, nessuno. Ok. Controllo sopra che c'è. Faccio una foto, eh? Sì, sì. Devo ancora capire. Non ho un porta d'armi regolare. Perché qua? Sì. Perché lei si è trovato su, diciamo, un luogo di sparatoria e di conseguenza, mettiamo caso lei si è difeso. Non ho mai avuto un'arma. Non ha mai avuto un'arma? No, assolutamente no. Bene, se non è stata rimuovuta nessuna arma su di lei, lei non mi verrà fatto. Se ovviamente è risultato anche negativo al test. Va bene. Se è risultato positivo, mi scusi, ma... Su 10 persone solo due ne hanno il forte d'armi. Capisci? Ovviamente vengono analizzati. Complimenti comunque, ragazzi. Continuate a comprare illegalmente. Comunque, la gente può venire un secondo. Se tutto così. Vieni un pochino, apposito, vieni un pochino. Almeno se lo rilasciamo subito. Sopra ce n'è uno col porto d'armi, sono soltanto in due col porto d'armi. Ok. Devo arrivare, però? No, aspetta. Aspetta un attimo. Allora, di qui sono sicuro che erano senza maschera, sono. Vieni, qua, lui. Lui, se non penso di proprio di sì. Poi quello laggiù a sinistra. Quello in centro, questo qua, senza maschera, sì. E poi non sono sicuro su questo. Perché non me lo sono perso quando si è alzato. E questo qua invece non... Non l'ho proprio visto. C'erano alcuni che poi non l'ho proprio visti. Ma avevano tutti le pistole? No, tranne uno che ti dico subito chi è. Quello, è quello sopra che non ha la pistola. Quello lì vestito di viola sopra. No, ce n'è un altro sotto invece. Perché ha detto che non... Te lo dico subito, un attimo. Allora, l'unico che aveva la pistola era quello... Quello, un attimo. Ecco, qua, quello vestito di viola col cappello. Perfetto, quello sopra. Con una collana? Quello sopra, quello sopra. Quello sopra. Questo qui invece sotto. Sì, sì, tutti avevano un'arma tranne quello sopra. Sì, vabbè, quella lì con la cosa faccio. E c'era qualcuno che aveva anche dei silenziatori. C'era qualcuno che aveva un silenziatore anche. Quello sopra vogliamo cominciare a lasciarla andare. Quello sopra, secondo me, sì, si può anche lasciare andare, vai. E invece mi devi dire il risultato negativo al test. Vabbè, al negativo risultato. È positivo quello con i capelli, allora, quello là non è negativo risultato, allora, quello marroncino, con i capelli marroni, un attimo, perché devo capire un attimo chi è. Coordinatore. Un attimo. Capitano, con chi posso parlare? Tu ti sei svegliato sul tetto? Oh. Ehi. Cosa? Ti sei svegliato sul tetto del mega molto, giusto? Sì. Ok, lui era negativo? Che c'è una pistola addosso, però? Aspetta, penso proprio di sì. Sì, tutti hanno una pistola, ho detto. E lui aveva anche, aspetta un attimo. Allora, lui per me possiamo pure rilasciarlo dando solamente detenzione illegale di arma legale. No, un attimo, perché mi sa che aveva... Lui era quello attaccato al muro, un attimo. Questo qua, eccolo. Lui era questo qui e aveva una calibro, munizioni estese, colpi e mazza. Iniziatore no? No, lui no. Sei sicuro che è lui, sì? Sì, è lui. E che è risultato anche negativo? Esatto, era sul tetto. Com'è che negativo. Si chiama? Come si chiami tu? Come ti chiami? Michael Brown. Ok, negativo era. Perfetto. Allora, lui gli faccio la multa intanto per detenzione illegale e arma legale. Ok, fai la multa, dici tu Paolo, ma tu adesso mandami tutte le foto, ragazzi, e le schedo poi io, ok? Le faccio foto dei documenti. Sì, poi mandami tutto. Capitano. Oh, un attimo, signori, allora, che fretta c'è? Che fretta c'è? Dimmi. Che fretta... Stiamo sistemando tutti uno per uno. E vi lascio il tempo di rielaborare tutto. Abbiamo un milione di foto, siete in 10, non siamo... Cioè, non possiamo fare tutto veloce. Deve avere un attimo di pazienza. Confrontare dati con la scientifica, del rilevamento delle polveri da sparo. Cioè, un attimo, lo so. Vai, telefono e radio. Che c'è il telefono, vedi tu? Ah, signori, ci sta uno col telefono. Uno che c'era. Ce ne stava uno col telefono e la radio addosso. Un lipsi di viola. Non le vado. Ok, di che cosa hai? Cosa vedi tu che cellulare avevi? Allora, avevo. Vabbè, un iPhone. La GoPro pure,
l'avevo. Non ci faccio quello. Ecco qua, allora, tu avevi una GoPro. Spenta. Ce l'ho. Ecco qua, numero fortunato. La mazza. Numero fortunato. 259. Ok, poi avevi la mazza che... Sì. No, non te la do. No, non te la do, però hai usato le armi, punto. Le armi sono sequestrate. Vabbè. Cellulare e radio, perfetto, ciao. Grazie, arrivederci. Ok. Poi... Noi questo lo possiamo sapere. Ok, allora, negativo c'è stava anche. Lui, controlla un po' se lui era negativo. Se è negativo, facciamo una multa e poi lo facciamo andare. Devo dire, tanto sono no, no, dobbiamo controllare. L'abbiamo fatto già prima. Lui era. Lui si chiama? Magari non lo conosco. Parlami. Non sento. Come si chiama lei? Agenti, da dove cazzo è? Come si chiama? Sono proprio di fronte a lei. Che le devo dire? Sono qua di fronte a lei. C'hai i documenti? Com'è? La testa, la polvere da sparo è negativa. No, noi infatti sul posto, abbiamo fatti noi. Secondo me sto guardando quello che avete fatto sul posto. No, aspetta, ma chi? Aspetta, tu chi è lui? Signore, lei ha... Eh no, è positivo. Come è positivo? Sì. Come è positivo? Sì, positivo lui. Ma non è vero! Ma non è vero! Madonna mia, spara pure stronzate stanno. Ok, vabbè, sparo stronzate. Era positivo. Signore, lui era negativo, lui. Lui era negativo. Signore, questo era negativo. Sì, lui era negativo. Non c'ho parole. Ok, ragazzi, prende una multa e via. Non c'ho poco parole. Allora, se non grida in cella mi fa un favore. Non sto gridando. Io la sento dall'altra cella, quindi si sa che no. No, lui era positivo, scusami, lui era positivo. Ho scambiato, lui era positivo e l'altro è negativo, quello giù in fondo. Quello giù in fondo era negativo. Che hanno già mandato via però, non mi sa. Esatto, poi c'era lui negativo. Lui negativo, sì, lui negativo. Lui era negativo e senza maschera, quindi puoi andarlo via anche. Ma aveva la pistola, lui è al porto d'armi. Sì, al porto d'armi. Posso rivedere anche ciao? Sì, venga. Arma aveva una calibro 50, caricatore esteso. Tieni qua, te lo do. Numero fortunato? No, questo qua è negativo. 231. Ah, ed era anche senza maschera. 231. Nokia. Caricatore esteso. Sì, sì. E radio, te l'ho già data? Quello lì già rilasciato anche quello. Radio ce l'ho già data? Quelli lì sono tutti positivi. No. No, ok, ecco qua la radio. Allora 231, perfetto. Quindi radio, caricatore esteso, Nokia e 6 colpi. 6. Ah, non c'è. Ecco qua. A posto, ciao. Grazie mille, arrivederci. Poi di negativo ci stava anche. Quello vestito di viola, laggiù, quello laggiù, quello sotto, laggiù. Chi? Questo qua. Lui era? Lui si chiama Aldo Baggio, giusto? Sì, che cosa che c'era? Ok, lui è negativo, aveva addosso. Calibro, cellulare, radio, munizioni estese, 6 colpi. 6 munizioni. Mi disse proprio a porto d'armi lui? No. Allora la fattura, la multa per delle segnalazioni d'arma legale la lascio andare. Ok, ma io non avevo neanche l'arma con me. No. Sì, ce l'aveva. Ce l'aveva l'arma. Vabbè. Ma la dobbiamo schedare, vorrei. Sì. Certo. Ma la facciamo allora. Qua la foto? Come si fa? Sì, fa tutto lui, sì. Allora a posto. Allora, scheda punta via. Di $4,000 e lo lascio andare. Metta una bella firma. Dai, su, che non è neanche un reato di classe A, mamma mia. Qui sotto, sì. Perfetto, gentilissimo. È tutto vicino, sì. Perfetto. No, lui no, è negativo. Perfetto, ti do la radio cellulare. Aspetta, sì, numero fortunato. Sono positivi? No, aspetta. 167. 167, cellulare e radio. Poi di negativo ci stava anche qualcun altro, un attimo. Mi segue tanto. Ah, aspetta, aspettiamo l'altro. Non l'ho dato, ma faccio un giro, cioè faccio tutto. No, beh, lascia andare. Chi ha chiesto un agente competente? Non ha dato a me radio e telefono, comunque. Come no? No. Radio competente e telefono, ecco qua. Lo sei? Il tu lo no, oddio! Sei. Non a me, grazie. Una radio e un telefono. Perfetto, ciao. Arrivederci. Signori. Ok, tutti gli altri erano... Mi aspetto sopra che dovrei chiudere gli occhi. Arriviamo. Grazie. Tutti gli altri erano positivi. Andiamo da quello sopra. Ok, tutti gli altri erano positivi.
Che dici? Facciamo qualche domanda? Ma che quello, ci facciamo quello, di. Quello lì è proprio l'ultimo che dobbiamo fare. Sì, sì, quello lì è l'ultimo, certo. Ma no, quale? Quello lì che gira in tondo? Sì, sì, okay. Quello che chiede la gente. Perfetto. Competente. Che dici? Dai, facciamo qualche domanda su che cosa sì, è successo. Sì. Allora, fammi. Guardali in faccia. Beh, ci sta. Aspetta, piano di sopra, se di fretta? Di secondo te. È abbastanza. Chi? Sì. Quale dei due? L'unico. Ok, allora c'è di uno di fretta, siamo lì sopra. No, lì sopra è come è stato rilasciato. Anche io sarei un po' di fretta. Sì, quella che non aveva sparato, quello. No, quello sotto. Quello sotto aveva sparato. No, quello lì, quello che era lì. Ma entrambi Viola non avevamo sparato, un attimo. No, no, allora tu hai detto no. Quella che all'inizio pensavo fosse quella, poi mi ci hai detto quello col cappello con. No, quello sotto. Quello col cappello. Quello sotto. Quello sotto. No, quello col cappello no. E tu hai detto sì prima. Col cappello ha sparato. Tu hai detto quello col cappello, non ha sparato. Beh. Quello sotto non ha sparato. Hai detto quello col cappello con il cappello. No. E poi pure Moretti ti ha detto quello con la collana. Ti ha fatto no, quell'altro. No, ma poi siamo andati lì, siamo andati. Ma quello noi abbiamo rilasciato quello. Ma come? È stato anche quello sotto. E tu hai detto quello col cappello, quello che ma no, no, ma tu stiamo facendo gli Moretti rilasciare le persone. Quello sopra no, aveva sparato. Ma Atom ha detto, quindi quello sopra lo rilasciamo, tu hai detto sì. No, era stava Stano quello sopra. Sì. No, ha sparato quello. Ma non quello che sta adesso. Quello che sta sopra, stava Stano, quello sopra stava Stano, quello cappello, aveva sparato. E tu hai detto no. No, io ho detto no, quello sotto. Scusa, Atom. Arma ha detto. Guarda che io ho sparato. Ah no, era senza armi quello sopra. Allora sì. Però ma era positivo però. Che cecchierini. Capito, non ha sparato un cazzo. Ma come faceva a essere positivo allora? Che cazzo ne so, tu mi hai detto l'ho rilasciato. No, perché ora stavo confrontando ed era positivo. Sti cazzi, ma questi cazzi, no, facciamo un po'. Io tengo d'occhio qua all'uscita. Io guardo quel retro dei canali. Aspetta, poi c'era stava qualcuno col silenziatore, adesso vi dico chi sono, Guarda che scappa in acqua. Come scappa in acqua? Gli si freddano le palle, gli si rinchiude. Allora, con silenziatore avevamo. Fave. Ne ho visto di tutti i colori in questa città, credimi. Quello lì con i capelli lunghi che si lamenta della gente competente, quello là aveva il silenziatore. Probabilmente era un elicottero. Quello laggiù, Atom, quello si è molto simpatico, aveva il silenziatore. Eppure quello con i capelli bianchi che sta lì, aveva il silenziatore. Ok. Capito? Mi raccomando, prima di mandare i soggetti qui in carcere, dobbiamo controllare le pedine penali, Qual è Quello là, il primo, e quello lì con i capelli lunghi. Esatto, della... Okay, il messaggio è 353. Ragazzi, ma che è sta cosa? Okay. Chi è che sta parlando qua a radio? Sa che sta radio è già occupata. È già occupata, signora, questa. Ah, è già occupata? Radio 7 è libera, interrogativo? Mi sa che c'è la gioielleria nella 7. Andiamo nella 4, non so. Ho capito, Atom. Ce ne stavano due col silenziatore, anche. Ma io mi chiedo, come faceva a essere positivo quello lì che però non aveva sparato? Che non aveva un'arma addosso. Ma sento qualcuno gli aveva preso la pistola. Atom the best. Esatto. Smith. Mica. Quali di questi? Aiutata questo qui che deve andare. Gli faccio la pedina. Gli faccio la foto. Fagli la foto. Poi dopo mi ha detto le schedari. Che li schedo io poi. Questo qua è stato collaborativo. Decidi tu le multe. Decidi tu. Fai tu. Dato che fai tu gli interrogatori. Decidi tu. Se scrivilo, anche quanto li dai alle persone. Poi vieni da questo qua perché cosa aveva addosso lui? Mamma mia. Perché ti do la roba? Fermo.
Tu chi sei? Lei sei un attimo, rientra dentro un attimo. Togliti la maschera, voglio vederti. È Alex Blundo. No, un attimo. Alex Blundo. È un attimo che non ti trovo. Sei il primo, vero, coperquesito io? Sì, è perfetto, ok, ti do questo qua. Sì. Lui solo c'è la radio, ti do, te. Sì, sì. Ok, ecco qua. Ciao. Chi è che l'ha obbligata? Quelli di gruppo? No, non lo so questo, mi ricordo. Gente. Dov'era quando l'hanno obbligata? Ok, comunque ce n'erano due col silenziatore anche, quello simpaticone e quello laggiù il primo. Poi andiamo da sopra, adesso quello là sopra che deve andare via, sennò poi dopo. Moretti. Ce ne stanno poi due col silenziatore che abbiamo capito dove l'hanno preso e poi ci sta quello di fretta al piano di sopra che deve andare via, andiamo da lui. Ok, allora vado a fare quello io intanto. Comunque tutti avevano una calibro tranne i due con silenziatore. Tutti quelli che sono rimasti erano positivi, sono positivi. Lei era positivo, quindi. E aveva anche un silenziatore, aveva. È impossibile, signore. Aveva anche un silenziatore. Lui non sa sparare, però ha i silenziatori. È vero, ma non è... Oh, madonna. Scusi, ma se lei non sa sparare, no? Se lei non sa sparare. Non era mio, non era mio quella roba, non era mio. E amore, non è quello che vedo, solo dopo che mi ha fatto sparare, che cosa posso fare? Allora lei si metta nei miei panni, cosa dovrei fare? Fidarmi sulla parola di uno a cui ho trovato con il test di polvere da sparo, vedo tiro, silenziatore e pistola, cioè che devo fare? Dov'è che stanno quelli sopra? Cioè, se state in mezzo a una sparatoria voglio dire... È sopra, l'unico. Ma dai, ma fa spa... Ma era sopra, l'unico, a sinistra. C'è scritto... Ah, ho fatto più. Vabbè, niente. Grazie, ma quindi c'è proprio Marco Zagato? Marco Zagato positivo? Tutti positivi quelli che sono qua, tutti positivi, tutti sono rimasti ora. Mamma mia. Ciao Totò. Ciao, ti seguo da quando stavi sullo Santa Solo Italia. Vabbè, Musa, vabbè. Ciao. Genti. Chi è che parla? Chi è che parla? Io sopra. Ah, è tornato. Moretti, è tornato quello sopra. Vieni veloce che se ne deve andare via. Mi avete detto che dovete arrivare. Io ora. Arriviamo. Aspetta, interrompi un attimo con lui, che c'è quello sopra che è di frettissima. Interrompi con lui un attimo. Ok. Interrompi con lui. Che hai detto? Ci sta quello sopra che deve scappare. Fai quello intanto e quello là aveva addosso un'arma normale. Ah, ma questo c'è a porto d'armi. C'è a porto d'armi lui? Sono un bravo cittadino, ve l'ho detto. Lui è risultato positivo? Mm-hmm. Sono risultato positivo, scusate. Al test della polvere da sparo. Ma dica un po' che è successo. Guardi, mi avevano preso in ostaggio. Poi praticamente mi stavano mirando con la pistola. Si sono girati un attimo. Io ho preso la pistola in mano. Gli ho detto alzate le mani. Tu come ti chiami? Io David Jones. Ok, sì, positivo. Allora? Ha detto qualcosa? Ancora... che il tampone non è passato, dice che non è bello. No, sono messo ancora in pace. Mentre erano a terra erano passato, per quello non se lo ricorda. Per quello non se lo ricorda, perché mentre erano a terra... No, si ricorda tutto il resto, si ricorda chi ha sparato, come, quando... Madonna. Non si ricorda chi ha passato il tampone. Vabbè... Sei tu un coglione. Siamo noi la polizia dei coglioni, sappiamo. Cioè. Comunque no, lui il tampone l'abbiamo fatto tutto a terra, l'abbiamo fatto, quindi nessuno se lo ricorda, sì, ovvio. Sì, fai lui, no. E adesso vediamo. Sì, siamo Moretti che sta scendendo adesso, un attimo. Su che con la porto d'armi, quindi adesso vediamo un attimo di prenderlo via. Che faccio con Moretti, perché è stato lui in domanda.
still love me when I can. Devo rilasciarlo lì? Cellulare e radio devo dargli. Telefono e radio, vieni qua. Pistola gliela diamo? Sì, certo. Ok. Grazie mille. Quello non era positivo. Sì. Sì, ma che vuoi porto d'armi? Allora, radio. Esatto. Cellulare. Una calibro 50. E avevi quanti colpi? 3 punizioni. Perfetto, ciao. Gentilissimo. Sì. Ok, questo qua ora. Questo sì, questo qua, questo qua. No, no, perché questo qui è più facile, questo qui è proprio il silenziatore, quindi teniamoli per ultimi. Quello c'aveva il silenziatore. Sì, sì. Quello subito. Questo qua invece no. Mi facciamo prima lui. Ah, okay. Mi sa dire perché lo presenti con te. Ah, allora, porte. Comunque, allora, stavo andando con la mia BF al barbiere e poi sono arrivate tipo 4 o 5 persone dentro Contender e una BF. Sono andate lì, mi hanno notato, mi hanno detto adesso sali in Contender e mi hanno fatto salire, mi hanno dato groove. Subito dopo che mi hanno dato groove mi hanno detto ok, adesso ti do questa, ci stanno, non so, sono delle persone che dobbiamo prendere, adesso tu vieni con noi e gli sparo. Poi c'erano anche altre persone che hanno preso me, infatti ci hanno messo tutti in riga, ci hanno manettato. Infatti ce n'era uno. Ciao Elena, sono agente esperto coordinatore, che è prima del sergente. Tipo un ufficiale 3 della polizia di Los, che non esiste più ufficiale 3, però tipo un ufficiale 3. Ma ha detto la stessa cosa un altro, quindi le, diciamo, le testimonianze coincide. Quindi, data la collaborazione, comunque il reato di tentato omicidio, anche se l'hanno obbligato, non glielo posso levare, che comunque l'ha commesso, ma la multa sarà più bassa. Va bene, fai la foto e tutto, poi dopo. E poi ora c'era questo qua, dove finito, quello là l'avete rilasciato, quello là con i capelli arancioni l'avete fatto, l'avete rilasciato? Che quello con i capelli, quello là giù in fondo, giù alla sinistra? No. È ancora qui, allora lui sarà però ora. Ci sarà lui poi. Fate prima questo qua in cella 1 che deve andarsene. Quello in cella 1? Ma sono i più complicati, vedi, sono i più complicati loro. Vabbè, mancano te. A parte lui. Lo so, ma quello là è più complicato per fare domande e tutto. Ah, questa cosa già l'ha chiesto io, dove l'ha preso il silenziatore. E non la sa, vero? No, ha detto che era il Megamall, aveva preso la pistola in mano perché la stava posando nella macchina. E dei signori con bandana nera si sono avvicinati e gli hanno regalato un silenziatore. Non so quanto sì, va bene, va bene. E non, allora, non lo so. Quindi, non so. Vero, è strano, vero, lo so, è strano anche per tante altre persone, è strano vedermi così per con un PG maschio. Però vabbè, si ruola pure questo. Allora? Ma tutto ciò sembra essere tutto giusto, vero? Come procede? Cioè, sono le... Vabbè, in caso poi si vede, ma intanto lo fate. In effetti è vero. In caso voi non vi dovete preoccupare di niente. Ok, fare tutto, tutto loro fanno, ok. Vabbè, comunque. Sì, in effetti è vero, prima brodo che ha i capelli scuri. Cioè, ma veramente, cioè... La faccia è molto simile... A tutte le unità, agente in pericolo. No, perché non hanno messo l'annuncio? Ma no, ma perché non ci sta l'annuncio? Tutte le unità, gente in pericolo. Vediamo il panic button. Oh, panic button dove l'hanno lanciato. GPS. E vabbè, però vanno a cercarsi i problemi, eh. Ok, ok.
dai, dai il telefono e radio. Sì, telefono e radio, io c'ho solo il telefono, ti posso dare, perché il radio non posso, non ce l'ho. Cioè, fatela prendere in centrale la radio. Sì. Ce n'hai in più di radio tu? No. Niente. Banner, hai una radio in più? Avete una radio in più voi due? Hai una, hai una radio in più? No. No. Vedo se c'era lui. Una radio in più. Aspetta. No, non c'era neanche lui. Niente, vai in centrale a prenderti la radio perché non ci sta in più. Ok, e ora facciamo sto qua allora, a questo punto. Facciamo lui a sto punto. Mi scusi? Perché chi se n'è andato via? Sì, adesso arriva il collega a fare domande e poi la scheda, sì. Come mai nuovo primario? Cosa è successo? Se n'è andato via Vitonza? Wipe, GG, e niente. Magari diventi primario, sì, diventi tu primario per forza, perché non ci sta nessun altro. O fanno coso, l'altro, però dubito sarai tu primario nuovo. Sì, anziana sei tu, Morfeo e Broadway, cioè siete voi. Ok, lui che è di fretta. C'è l'assenziatore? Sì. Dove ho preso il suo silenziatore, signor? No, lo so già, l'ha già chiesto Banner. L'ha preso dei soggetti mascherati al Mega Mall che gliel'hanno passato e gliel'hanno regalato. Va bene. No, ma avevo problemi, mi dà fastidio la pistola nel pantalone. La dovevo spostare dal veicolo, avevo comprato il veicolo nuovo. E ho incontrato sti ragazzi mascherati. Sì, infatti, due specializzazioni, quindi molto probabile che dirlo a te. Questo per l'arma, ti serve. L'ho preso, però poi non l'ho più usato, l'ho usato oggi. Perché mi avevano sparato, mi avevano bucato la porta. E avevano le maschere, quindi. Va bene. Dai la multa, ovviamente. Io non stavo nell'autobus, quindi... Sì, okay. No, io faccio 15.000 al massimo, cioè il massimo di quella normale. E quell'altro invece ha detto che il silenziatore non sa come ce l'ha, perché lui lo ha ritrovato addosso come la pistola, dice. Va bene, vada. Lasciala andare, buona. Lo ringrazio, buona continuazione, mi scusi. Sono tutti player nuovi, vero? Già, hanno tutti whippato, immaginavo. Ok, veniamo al prossimo. Ce ne mancano ancora due. Immaginavo, hanno tutti whippato, ecco. Qua. Lui. Capelli arancioni. Sei l'ultimo, appena finiamo con lui fai tutto. 2-3 minuti, tipo. Ok, lui prima. Lui aveva una... Aveva una pistola calibro 50 addosso. Silenziatore? No, non era il silenziatore lui. Lui... Lui c'ha il porto d'armi, però. Lui ha il porto d'armi, sei sicuro? Sì. Ok, allora se la porto d'armi, un attimo che ho trovato la sua posizione. Allora se la porto d'armi, allora... Contiamo la fedina penale. Aspetta, contiamo la fedina penale, come si chiama? Fai controlli tu? Pulitissimo, ragazzi, pulitissimo. Non fate queste cose, non so neanche perché ero lì in quel momento. Non lo so. Pulita, non lo so. Però hai sparato. Però hai sparato ed eri sopra il Mega Mall. Ma, signore... Madonna, 5 mappe una sera. Ciao, da Golin Top. Sì, ma eri positivo al polvere a sparo. Appunto, magari la persona che ha sparato davvero mi ha messo la polvere da sparo. Non penso. Però bisogna guardarle tutte, onestamente. Io non mi posso ricordare, ero a terra, non mi ricordo nulla, mi fa ancora male la testa. Però onestamente bisogna guardarle tutte a parer mio. Poi ovviamente se vuoi puoi dire la parte... Tutto bene, tutto bene, la Green Top. Bene, allora.
Mi dica un po' com'è andata la situazione, mi dica cosa è successo. Io mi ricordo che ero sul tetto del Mega Mall con il medico che mi ha chiesto se era tutto a posto. No, prima. Prima... mi ricordo che ero andato al Vanilla, visto che lavoro lì, a comprarmi da mangiare. E dopo sono andato vicino a... Andando a mangiare dove? Al Vanilla, cioè ho preso da mangiare lì. Ok, poi? Lavoro lì. E poi mi ricordo, forse sono andato verso le zone. Quindi, di Groove e basta. Dopo ho un vuoto proprio. Cioè non ho capito, quindi andando a prendere da mangiare. Libro che non sappiamo ancora dove. E dopo sono andato verso le zone di Groove per... Cioè mi stavo facendo un giro con la macchina. Salve. Non avevo nulla da fare, volevo vedere. E poi? Portato il vicecomandante. Quindi non mi ricordo più onestamente. Salve. Mi sono solo ritrovato sul tetto del Mega Mall a terra. Io che so però bene. Se devi ricordare qualcosa, no? Io questi mi ricordo. Non riesco a parlare con dei fan. Sono andato verso la zona di Groove. Beh, se non si ricorda, lo lasciamo qua. No, non credo poi che. Poi si penso rifletterà un po' di più se riuscirà a ricordarsi. Manco io c'ho nulla. Sto bene così. Quello che mi ricordo. Buono, buono, tutto ok, io posto. Stiamo qua facendo un arresto qua ora. Si comporta a modo. Se non abbiamo bisogno. Una prova per il tipo di difesa, gli dobbiamo dare il tentato omicidio. Io glielo vogliamo portarmi. Perfetto. Lei è risultato positivo, lì c'è stata una sparatoria da sopra il Mega. Da sopra il Mega partivano dei colpi d'arma da fuoco. Onestamente non abbiamo tutte le prove per dargli reato. Ok, ma se io sul porto d'armi non è posto, magari ho sparato per no. difesa che non mi ricordo. No, magari appunto se non abbiamo una prova che non è legittima, che è legittima. Li vedo un posto per noi. Ma io ti sono andati senza nulla, eh? Lui era mascherato, lui era perché sono risultati negativi. Lui era sul Mega Mall, non lo so se era mascherato. Io non ero mascherato. Ma magari gli hanno levato. O comunque se l'ha levata. Non lo so, non mi ricordo. Però io mi sono svegliato che non avevo nessuna maschera addosso. Però lui era a terra positivo sopra il Mega Mall. Quindi uno che va a spasso sopra il Mega Mall. Stavano sparando. E poi uno che va a spasso sopra il Mega Mall. Non è che si stavano poi, signore, sai cos'è la legittima difesa? Fermare una cosa, Vigio. Esatto, cos'è? Ma poi il problema è che uno se va a spasso a caso, se uno va a spasso a caso, non arriva per caso sul tetto del Mega Mall. Allora, sì, ma se ci sono arrivato, onestamente credo che qualcosa sia successo se ci sono arrivato. Allora, lei stava sparando ai signori sotto il Mega Mall, ok? Ok. Ok. Bene, lei sa la legittima difesa, diciamo, viene applicata solamente nel momento in cui lei non può difendersi chiamando la polizia, perché lì quando è in questa situazione non è che pia spara a manetta, lei fa, si rifugia, okay, sì, ma se mi sparano si mi sparano, se stavano sotto il Mega, ma come fanno a sparare? Lei me l'ha confermato che sparava sotto, non a me, me l'ha detto sì, lei. Sì, però io onestamente, ragazzi, quindi, signore, questa qua la legittima difesa non è legittimata, perché lei doveva allora chiamare la polizia. Allora datemi quello che volete, ragazzi, io non posso dirvi nulla, siete a quanto pare intoccabili, io non ho prove di ragazzi, c'è che non ho prove di video. Magicamente non è pistola, se a voi vi viene in mente di dirmi che io ho fatto tentato omicidio, lo accetto, non posso dire nient'altro, perché tanto andrebbe a finire sempre nello stesso modo, anche a dirvi qualsiasi cosa, signore, sempre signore, nello stesso modo, dovrebbe essere la vostra ragione. Non sta capendo il mio ragionamento, allora. No, l'ho capito. Quello che dice il soggetto. Però onestamente non sempre allora, vado a pensare. Un soggetto, lei si trova un soggetto, ok. Vabbè, non sopra un Megamall, che vediamo che spara sotto, spara contro delle persone, ok? Tu dici, allora, la legittima difesa viene applicata solamente nel momento in cui la persona ha solamente quel mezzo per potersi difendere, ok? Lì l'unico mezzo per potersi difendere non era quello, ok? In quel caso non ci avevo pensato, e quindi lo so, però capisci io dico... Quando mi hai lasciato il porto d'armi, queste cose qui... Purtroppo lei si deve beccare quello che noi abbiamo visto. Noi abbiamo rimbevuto delle cose. Ma comunque io sicuramente... Non ha la controprova. Sicuramente se avevo sparato il mio intento non era quello di... Purtroppo dobbiamo agire di conseguenza. Uccidere, ma di cioè, se ho sparato ti posso assicurare che avrò sparato le gambe. Ma che cosa sto facendo? In modo da fermare e dopo chiamare la polizia. Lo so, però capisci che sparare così a vuoto... Ok, tu ma secondo me mi sparavano. Se tu stavi nascosto dal Mega Mall, tu stavi nascosto e chiamavi la polizia, ti mettevi lì. Bello nascosto, comunque alzavi le mani, tanto tu l'avevi già chiamata, arrivavano a salvarti. Ok, quanto si è chiamato camminando? No, e poi possesso illegale di arma legale. Ma tu la chiamavi? Ok, magari arrivavano, mettiamo che arrivavano, tu stavi lì fermo, che fanno? Sparano a caso. La polizia arriva e ti salvava. Sì, però secondo me se ho fatto così, io non sono uno che fa così. Lo so. Se ho fatto a persone ipotetiche che li hanno messi in silenzio, se ho fatto così, secondo me, è perché qualcosa... No, ma
cioè, non avevo altro modo se fatto così. Secondo me, perché io non ragiono. Aspetta, nel momento in cui stava lì, forse non aveva altro modo. Secondo lei. No, ma lei, no, quando gli viene dato il rapporto d'armi, deve essere consapevole di quello che fa e delle conseguenze a cui quando siamo. Io di certo, se mi sono trovato sul tetto del megamall, posso. Cioè, ci ho sparato e non ho chiamato la polizia, secondo me. No. O ero puntato. Ha detto che oggi ho avuto la conferma, signore. Sì, lei stava sparando sotto. Ok, però. Se io in quel momento non ho chiamato la polizia perché o mi stavano sparando e onestamente mentre ti sparano la non è che bene quella zona, signore, gli unici punti, se lei si sdraiava per terra, gli unici punti di cui la potevano colpire, sa cosa, qual è? Nessuno. Tanto, perché quello è il tetto più alto di quella zona lì. Quindi a meno che non c'erano cecchini, io non sono mai stato in quella zona lì. Io non sono mai stato, sono stato pochissimo allora in quella zona lì. Non gli sono arrivati colpi. Quindi non potevo saperlo. No, purtroppo non ci atteniamo a quello che io non sapevo che bastava sdraiarsi. Io onestamente, ragazzi, se mi sono trovato in quella situazione e ho sparato qualcosa, cui lei mi ha dato il rapporto d'armi. Non esiste, io non sapevo, non sapevo la zona, non vado a studiarmi le zone a caso. Io ero semplicemente in giro per farmi. Non sapevo, ho sbagliato. Capisci che lei quando sbaglia deve assumersi le conseguenze. Mamma mia, quanto parla sto qua. Allora, come ho detto prima, se a sto punto la vostra idea rimane questa, nel fatto che io ho fatto un tentato omicidio e il mio intento era quello, posso anche accettarlo, perché tanto non cambierà mai la vostra idea. Tutto qui. Non posso difendermi, non ho prove, come dite voi, e giustamente non posso difendermi. Quindi, se le vostre idee sono queste, io le accetto, non c'ho modo per farvele cambiare. Tutto qui. Lo capisco, signore, lo capisco. Mi posso anche mettere nei suoi panni, magari si è sentito un pochino come se l'unica cosa che posso fare, non posso fare altro, però tu sai bene che quando fai una scelta, ok, di un porto d'armi, quindi di tenere un'arma da fuoco che può uccidere, tu devi saperla usare bene, ma non perché devi essere bravo a sparare, perché la devi usare intelligentemente. Non l'avevamo usata prima d'ora, infatti, come avete visto, cioè l'ho usata solo al poligono ogni tanto. Infatti, come ho visto, ho tutto pulito, non ho mai fatto roba del genere. Se questa deve essere la prima volta che mi viene toccata la fedina o queste cose qua, lo posso accettare, perché, ripeto, non posso farvi cambiare idea. Ah, guarda, io il porto d'armi lo devo revocare. Va bene. Tanto omicidio glielo devo dare. Ma facciamo che la multa al posto di 15.000 gliela faccio a 10. Ma preferirei 20.000 di multa piuttosto che la fedina penale. Dopo mi è difficile trovare lavoro, anche se ora come ora già ho un lavoro al vanilla, però. Beh, si sa mai. Se mettiamo caso che non gli do il tentato omicidio, gli do un utilizzo improprio d'arma da fuoco, qual è il problema? Sempre un reato. Ma mi mandi tutti a toccare la fedina penale? Certo. Tutti i reati vanno a toccare la fedina penale. Il problema è quello. Non è che possiamo togliere i reati così a caso, capisce? Possono essere buoni ma anticipare. Va bene. Fate. Non posso dirlo un po' bene, perché tanto è sempre quella. Sei lontanato dalla porta. Ti la sto guidando in tutti i modi, sto cercando di fargli capire che cosa ho sbagliato, perché magari. Sto sentendo il rumore che si apre, la devo chiudere. Boh, chiusa. Vabbè, questo qua posso farlo io, gli faccio la foto della mando? Fai. Fai quanto monta li fai? No, troppo tempo. Qua è. Falli 15k. Ma è massimo K. Falli il K, 15.000. Fai la foto. A me. E scrivi quanto multa l'hai fatto. Non lo so, non. Ripeto, non. Non lo saprei dire. Però, ci sono molte cose, ad esempio, non ero mascherato. Queste cose qua. Però. Penso che durante la sparatoria, quando spara delle gente, ci pensa a metterti una maschera. Magari la maschera viene fatta quando. Non lo so, non l'ho mai fatto. Nel senso, state parlando con uno che in questo campo ne sa pochissimo, perché non ne sono neanche interessato. Però fate pensate come volete. Io ripeto, non ho troppo tempo in carcere, è stato ragazzi. Posso dire tutto quello che voglio, ma non cambia la vostra idea. No, solo telefono. Una radio in più, solo il telefono se vuoi, tieni, okay. Vale, dammi il numero. Ci ho pensato molto, ok, devo fare video. Per il telefono, ma la radio no. Ce l'ho io una radio, ho detto sì.
Ma lei non c'è neanche il certificato numero? Fatto, fatto. Sì. Boh. Cioè, non ha il certificato medico e gli hanno fatto... E gli hanno fatto il porto d'armi. No, ma l'avevo fatto dal medico. Quindi? Quindi? Ok. Dimmi un qua. Mamma mia, che lunghi sti arresti che sono stati. Mamma mia, sti arresti, oh. Vai, fatto? Sì. Non ho posto. Lascialo andare? È finito già? Sì, sì, finito. Quest'altro l'hanno fatto banner gli altri. Io ti mando quelli che ho fatto. Mm-hmm. Scrivimi anche quante multe hai fatto. Quante multe hai fatto, scrivimi. Dove devo andare? Eh? I reati li metti te? Sì. Beh, vabbè, io ti dico quelli da principali. Esatto. Di qua, vada. Ah, ecco, accompagnali, accompagnalo fuori. No, non ce l'ho. Devo prendere in centrale. Ok, torniamo pure in centrale, abbiamo finito qui. Ah, vice comandante. Vice. Che? Oh. Okay. Wanama. Wanama, la voglio pure io. Ma non voglio niente. La voglio pure io. La mia vecchia Lamborghini. La voglio. La voglio. Dov'è? Dov'è? Salve. Vado non a fare i. Non la vuoi prendere tu. Dai. Voglio il Lambo. Non la vuoi prendere. Cioè, neanche l'intercepto ci sono più. Ah, che cazzo. Una tolta. Venga, vice, chiudo io però. Moretti, noi stiamo andando. Cioè, io ho un'urgenza, devo andare via. Sai cosa? In centrale. Ah, sta scendendo. Saliva che ho un'urgenza in centrale, devo scaldare ancora uno del resto dell'altro ieri. Mo' devo schedare 10 persone. No, dai, un po' di meno. 4 le hanno, 4 le hanno rilasciate. Quindi, no, 6 persone. Devo schedare tipo 6-7 persone. Devo schedarne una dell'altro ieri ancora. Che mi era attenzione, mi arriva in centrale ora. Fa prendersi la multa e fare la foto segnaletica. Ma come fa a ricordarsi tutte queste cose? Sono 3 mesi che faccio questo lavoro. Ormai ci ho fatto anche l'abitudine a queste cose. Ma segni su qualcosa? No, tutta memoria. Tutta memoria? Sì, 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 tutta memoria. Ma cioè, per esempio, adesso devo, poi dopo devo arrivare ancora 3 persone da schedare dall'altro ieri. Ma io sto tra poco li picchi questi, Perché c'è stato un blackout in città ed erano. Ed erano al carcere, sì. C'è stato un blackout in città, erano tutti al carcere. E alcuni non sono più tornati. Alcuni sono tornati i giorni dopo, sono andati a schedare, ma altri no. Quindi. Fanno i furbi quando ci stanno in blackout. Non si presentano più.
Non vedo nulla. Ok, ecco, vedo, cancello. Non ci sono veicoli, vero, parcheggiati? No. Ok. Perfetto. Salve. Bacco, dove sei? Salve. O magari può parlare con lui, che è un agente. Eccolo là. Eccomi. Oh, ecco qua, finalmente. Ok, venga, venga dentro. Opla. Facciamo qua. Mettiti qua in bella in posa, il documento, ce l'hai addosso, spero. Al momento no, al momento no. Oh, mamma mia. Lo so. Te lo stampo qua, so già chi sei, te lo stampo subito. Ecco qua. Se sapevi che vieni in centrale, il documento lo devi portarlo dietro, eh. Questo è vero, questo è vero. L'unica cosa che posso chiedere è se è possibile magari non dare il classe A, perché effettivamente non ho sparato nessuno dei poliziotti. No. O sempre per darmi da fuoco non si può fare? No, no. No. Vabbè. Mi dispiace. Mi sarei difeso con l'avvocato, però. Il problema è se fossi tornato la sera stessa. Vabbè, riesce bene che dopo due ore di... Capito, però purtroppo questo è il problema. La classe A devo darlo perché alla fine tutti hanno sparato, tutti l'hanno accettato, cioè devo dire, nessuno si è lamentato. Sì. Una multa 15.000. Sì. Ecco qua, a posto, buona giornata. Allora, buona serata a lei. Arrivederci. Quanti... Io spero che non hai 5 lati di classe A ancora già addosso. No, no, no. Okay, allora, questa cosa non sia a rischio del processo. Arrivederci. Arrivederci. Venga, signore. No, mamma, fumo anche per... Boh, questo era un ritardo da schedare. No, no, no. Diciamo che a me non interessa tanto il fatto. Chi? Dov'è? Ok, il porta d'armi non ce l'ha. Eccolo qua. Ok.
Poi io sto fatto il 18. Ieri ero 2, esatto. Tac tac, pena 10, sanzione 15.000. Fettina penale, perfetto. Ok. Collega. Ok. Oh, mo Dio. Devo schedare tutte queste persone qua. Ok, allora. Sì, sono i miei pensieri io, un attimo. No, 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 è negativo, no, no. Vorrei, se vuoi potete convincere sei Scorpio invece che sei in taxi. Affermativo. Siete voi? Vi aspettiamo, sì. Ok, perfetto. Frequenza 9.
Ricevuto Brando 18. Adamuno 18, ci fermiamo al negozio di vestiti di vicino alla centrale. Ce l'ho 18. Questo qua non aveva porto d'armi. Signore, mi ricevete? Pronto. Se Francesco Casamonica dovesse presentarsi in centrale, potete venire a Radio 9 e comunicarlo? 10-4. Perfetto. Ok, non ce ne stavano altri con i capelli. Perfetto, anche le tensioni, quindi arma della polizia, questo qua. Quanto gli ho fatto? Questo 15k. Perfetto. Che blundo. Poi prossimo qua Alex Blundo, sto qua, ok. Ok. Quanto l'ha fatto? Ah, questo qua. Alex Blundo 10k, gli ha fatto.
Poi dopo questo qua ci sta questo. Esenzioni illegali di arma legale. Qui utilizzo improprio, dammelo a fuoco. Adamo 1, 1055, nei pressi del 399. Sto ben ciao. Una feroce, quattro volte. Sarà bene. Adamo, Adamo converge. Non sei converge. Piazza 10-20, per favore. Non l'abbiamo perso, signori. Una feroce blu, quattro volte. $7,000. Convergiamo nei prezzi del convenzionario. Del trolli tu. Cosa? Perché? Perché sono tutto un sogno. Ma sei serio? Mi ha appena detto il signore, ora non so. Sì, però non perché hanno scritto pure sul giornale. Sono troppe feroci, non sappiamo qual è. Capito? 10 Castro. Io non so cosa avete preso al signore, invece. Annulla. Vabbè, 2 ore buttate nel cesso. Grigio. Abbiamo rinvenuto il soggetto con la feroce del 1080. 55 di questo puttana. 55 nei pressi del 224. Sì, ciao, tieni qua la tua multa. Ah, sì, sono io, tieni qua la tua multa. L'avevo scritto pure, non so se mi hai risposto. Sì, l'avevo letto, cioè la stavo per leggere ora. Qui la tua multa di $15,000. Com'è 15,000? Era 10,000 la mia. No, no, 15, mi hai detto 10. Va bene. E qua i documenti non ce li hai, ma già li avevo preparati. Va bene. Qua i tuoi documenti. Già sapevo che venivi senza documenti, ovviamente.
E c'è sta l'ultimo di voi che ancora non so chi sia. Io sono venuto io. E se tu lo conosci, se tu lo conosci, ti prendo questo, porto d'armi, c'è il certificato medico, me lo prendo. E sì, esatto, devo prenderlo. Comunque, ci sta con un altro che non so chi sia, che è di spalle, che deve venire assolutamente perché ancora non so chi sia. Io te l'ho scritto se era quello che doveva essere quello. Io ho venuto qui, Dylan è venuto, che mi mancava, e te mi mancavi, più un altro che non lo so chi è l'altro, non va bene, era un altro. Io ero quello che mi hai mandato la foto di spalle più antico. Esatto, sei tu quello, sì. Però ce ne sta quest'altro, guarda, te lo mando. Chi è questo? Il suo collega, subito arrivato. Cosa? Chi è questo? Questo qui. Non ho mandato via mail a lui. Non lo so, di spalla. Stanno tre. Comunque, uguali così. Vabbè, vedi, a questi tre, digli di venire, perché lui sa che non è stato arrestato, quindi questi tre digli entrambi, e quello che sa bene. Lo so. Ok, riferisci. Ciao. Lì sì, tutti gli altri. Ti hanno dato omicidio. Tra parentesi anche di pubblico ufficiale. Tra parentesi pubblico ufficiale o meno, però non sappiamo chi ha sparato contro di noi esattamente, ma vi sparavate tra di voi. Poi detenzione illegale di arma letale. È uguale tanto reato, è uguale. Detenzione di pubblico ufficiale, omicidio pubblico ufficiale o meno, è uguale reato. Detenzione illegale di arma legale, non porto d'armi. Aspetta. Buonasera. Addosso bevi. Addosso ci stava il silenziatore? Sì. Allora anche detenzione di arma illegale. E poi utilizzo il proprio da a fuoco. Oh già, sì, vabbè, a parte. Un'altra cosa. Vabbè, non c'è stato interrogatorio né nulla. Purtroppo i miei stessi reatti a tutti. Purtroppo sei tu che non sei più tornato. No, il fatto è che non è che non sono tornato, è che a quell'ora doveva andare. Lo so, purtroppo quella è stata una cosa scomoda, sia per noi che per voi, è andata così. Signori, è andato all'interno a vedere il nero con dei capelli bianchi. Sì, ma perché in realtà, diciamo, c'è bisogno tanto per partire, per arrivare, poi lì in carcere c'è stato quel problema lì, poi una alla volta eravate in 14, eravate, quindi... Con una camicia e un giacchetta nera. Lo so che devo parlare del procuratore, eccetera, eccetera. Però più o meno vorrei farmi un calcolo. Non lo so neanche io quanto devi pagare. Signori, ha una di un attimo. Ho dei LED bianchi. Perlescenza nera opaca. No, nero opaca il colore. Esposito, giusto? LED bianchi, per favore. Sì, esposito, giusto? Del 160299? Sì. No, non è il primo. Quanti ne sono? E penso sia. Potrebbe essere il secondo, potrebbe. Però devi chiedere al procuratore. Se tutto. Esattamente non te lo posso dire quanti sono esattamente. Però non sei a rischio processo. Non vai a processo con questo. Però devi chiedere al procuratore quanti stanno e come quanto ripagare. Io non posso dirtelo. Ok, un'altra cosa. Il reato, vabbè, tentato omicidio. È di classe A. Okay, quindi, esatto. Ne hai diversi, diciamo che con questo reato qua ne hai diversi, ma non ti posso dire quanti. Sì. Che ne hai più di uno di reato di classe A con questo che ti metto ora. Non posso dirti quanti e quali. Si cumulano? Cioè, quello che voglio capire io, no, a fedina penale, tipo... No, ogni volta che si arresta si conta un solo reato di classe A. Ok, quindi sono due reati. Sei stato due volte, in questo caso sei sì, allora. Sei stato arrestato due volte, sì, se no no. Va bene. Se sei stato arrestato più di una volta... Il procuratore guarda in base alla classe. In base comunque alle volte che sono stato arrestato, non a più reati che si cumulano insieme. No, in base alle volte. Tipo, se sei stato arrestato due volte e hai fatto più reati di classe A, si conta solamente due volte classe A o tre volte classe A. Ma se in un solo arresto hai fatto più classe A, non si contano. Uno solo si conta.
Perfetto, questo volevo sapere. Ma intanto il portatore conta l'arresto, quindi e poi perfetto. Non so manco quanto costi e cosa. Di qua, esci qua. Qua. È possibile, sa come funziona, se la posso devi prenotare, no, 15 giorni di attesa, rispare. Devi fare 15 giorni senza fare azioni illegali. Senza fare essere beccato la polizia, esatto, senza essere arrestato, cioè da cose illegali. E poi se ti vieni beccato a fare cose illegali dalla polizia e arrestato, te lo prendi in quel posto perché devi aspettare te 15 giorni. Dimmi una cosa, per quanto riguarda il furto d'auto invece non va a spoccare la polizia. Non ne ho idea, in realtà sì. Qualsiasi cosa finisce, qualsiasi cosa finisce in centrale per in arresto. In qualsiasi momento un agente ti mette in sala di arresto, ti porta in centrale, ti scheda. Se non ho la patente. No, quello no. Però qualsiasi volta che uno ti mette le manette e ti porta in centrale e ti scheda, lì sono è un reato. Se sto guidando il mio veicolo e non ho i documenti, mica mi portate in centrale e mi arrestate. Ti portiamo in centrale a fare i documenti e basta. Okay, ma se da una volta fatto i documenti spunta che c'è qualcosa di più grave, tipo magari il veicolo rubato o no, altro. Se il veicolo è mio. Se il veicolo è tuo, è tu. No, 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 no. Perfetto, arrivederci. Arrivederci. Sì, 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 sì. No, mettetevi in riga, in fila indiana, in fila indiana. Tutti in fila indiana. Grazie. Allora, tu questo di là. Adam 3-18. Quanto? 441. Questo. Anche una radio. La radio non te la posso prendere, non ce l'ho io dietro, la prendiamo con un altro. Mi serve una cosa come 5 che pacchetto. 4. Vai, prossimo. E cosa? Cioè aspetta un attimo. Numero, numerino 442, calibro, esteso, silenziatore. Vabbè, quello lo guardo io un attimo, scusami. Ok, qua. Stanno sparando zona 442, qua. L'ho sentito anch'io. Potrebbe essere No, c'è Kerini che c'ha l'arma inceppata. In realtà ne sono più. Cazzo, ditelo prima. Uno. Ok, prossimo. No, ah, aspetta, vieni qui. Torna qui. Oh. Pure questo avevi tu. Ciao, al prossimo. Ok, allora. Ok, so chi sei, un attimo, devo ricordare. Ho fatto casino prima. Allora, qua c'è sta questo, numero. 27. Questo. No, 441, chi è che si è avvicinato di nuovo? Vabbè, glielo dai, ciao. A posto, allora, un attimo. Aspetta, cosa Adamo, cosa a posto. 173. 173, ok, un attimo, so cosa hai, un attimo. Ma poi la fedina anche viene... Quello devi andare in caffetteria, non mi interessa a me, quello hai fatto tutto con la caffetteria. Senti, numero 173. Esteso. Due pacchi di munizioni. Ok, ciao. Dagli questo qua, quella, esatto, questo qua. Vieni, avvicina, 27, avvicinati. 27, avvicinati. 27, avvicinati. Chi è più vicino? Qua, tieni questo. Ok, ecco, grazie. E un'ultima cosa, invece i soldi per la fattura? Ah, quello fu caffetteria. Per quello? Caffetteria. Ah, ok, va bene. Per le multe, caffetteria e le fedine non le abbiamo fatte. No, vai in caffetteria, te la fai togliere, punto. Va bene. E riferiscilo a tutti i tuoi amici che c'erano lì, e anche tu. Va bene. Riferite a tutti quelli che c'erano durante l'azione, che hanno preso le multe, togliela in caffetteria, toglisela, dica. Ascolta, io sono non città, dovrei ritirare la carta d'identità. Ok, metta l'impronta digitale questo cellulare. No, faccia così, metta l'impronta a caso. Perfetto, ok, ottimo, bravo. Ecco questo documento, l'ha stampato. Arrivederci. Numerino fortunato suo, dove è in basso a sinistra. Questo, arrivederci. 386. Buona giornata. Buona giornata. A posto, voi che ci fate ancora qua? Io sono venuto a ritirare. Ok. Lui ancora.
Tu sei, salve, un attimo, tu sei... Ok, tu sei questo qua, ok, avevi 387. 387, vi ammazza. Caricatore esteso. La calibro. E 4 pacchi. Ah, quindi se vai in galera ti possono ridare pure le... No, è un sogno. A posto, ciao. Ah, aspetta, no, niente, no, quello no. Allora, mi sono stato convocato, qui, cosa devo fare? E per? Non lo so, non ho fatto niente di male, sono stato convocato. Salve. Qualcuno ha convocato Leonardo Beckins in centrale? Affermativo, tenete... È qui nella hall, lo faccio sedere qua sulle sedie, Ok, arriviamo allora. Devo fare un dissequestro, è possibile, caro? Sì, un attimo solo. Gli altri del sogno dove sono? E poi c'è ancora due calibro da dare, due scaricatori estesi. Vabbè, se non me li dai tutti a me, poi li do io, dai. No. E mancano due pistole e due caricatori estesi. Mancano. Anzi, un caricatore estesi da dare, sì. Non puoi darmeli a me. No. Ma erate tutti insieme, eravate? Erate tutti insieme, eravate? Sì, sì, vi sparate a vicenda. Ma non... Vabbè, non te lo posso spiegare qua, però... Vabbè, mi manca... Sì, due calibri e un caricatore esteso dovresti dire io. Vabbè, io te le do, poi dopo... Se fai fate il numero... Ma, beh, 4-1, semmai fai cose in... No, tu, se ci finisci tu, eh. Poi un forfait te ne do 10. Perché non so quante in totale. Per il resto, ciao. Allora, carta d'identità per il dissequestro. Allora, recluta, fai il dissequestro, signore. Ho già passato tutto al cinesino, quindi non so come si chiama. Salto tutto, ciao, arrivederci. La radio, vado a prenderla. E i telefoni, no, non... Che telefono ti manca? Un iPhone, vabbè, un iPhone e un telefono. Sì, vabbè. No, no, porto su un telefono e una radio per voi due, basta. Ah, April. No, niente. Niente, madonna, è tutto un sogno. Eh sì. Seguimi, Vanner. Vieni giù. Te l'ho mandata la foto di Nick. No, ma è tutto un sogno, tanto. Rip. Da moto stiamo inseguendo il soggetto, ci sta portando verso l'aeroporto. Mamma quanto casino che c'è questa polizia. Opla. Ok. Una radio e un cellulare al 300, spero. No, ho sbagliato, vero? Daglielo all'altro. Per la multa e per le fedine? No, quello mi dà in caffetteria, non me ne frega niente a me. Ciao. Allora, le fedine non ci stanno, le fedine. Oh, guarda, fammi passare. Le fedine non ci stanno, perché non ho schiacciato nessuno, ma le multe devi andare in caffetteria. A posto, grazie. Arrivederci. Un panino, una Coca-Cola. A posto.
Adam 13:29. Un ufficiale o un sottufficiale in radio? Banner, dove sei? Ne è in pattuglia. No, ci sta vice comandante. Smith, mi riceve? Sta il vice comandante. Sì, Guida tu. Mimi, dimmi, dove sei? Dove? Hanno passato le multe stradali. Tu hai detto dove sei, ti ho detto. Sono sopra, vicino alle celle. Dove sei? Che c'è? Che c'è? Allora, ho fatto, hanno passato le multe. Sì, le cap stradali, 3K. Ecco. 3K, oltre le multe stradali, possiamo applicare anche l'intralcio e l'oltralcio? Se lo fanno dopo, se lo fanno dopo che le porta in centrale. Se lo fanno quando sei in centrale, sì, puoi mettere una cosa diversa, è un arresto diverso, sì. Assolutamente sì, allora. Se tipo se una volta è andato in cella, ti ha iniziato a insultare tutto, intralciato tutto, okay. Allora puoi fare un, penso io, che tu possa fare un dato diverso. Io, signore, qui strappo la patente. Se la poi se allora tu l'hai trovato sulla strada, una volta che l'hai in stato di arresto, lo porti in centrale e lui in centrale ti... No, lui ha fatto anche... è scappato... Perso, poi l'abbiamo, poi quando abbiamo convocato in centrale è venuto in centrale. Sicuramente lui aveva sicuramente sì, la patente è una. Però no, c'è la patente. No, no, cioè la patente è una che sola, poi sono le abilitazioni. Ok, ha pure delle multe non pagate, vedo. Sì, questo qui faccio adesso, va bene, grazie. Niente, era solo questo. Cioè, io penso si possa fare così. Perché mi sembra proprio, perché altrimenti sennò il cap delle multe è stradale. Aggiungiamo intralcio e oltraggio. Beh, le vi ricordo che le ultime pagate però devono essere state fatte fino a settimana, per farle, no? Sì, controllo, sì, sì. Controllo se risalgono a meno di una settimana, è ancora in tempo per pagarle. Più, se è di più di una settimana gli facciamo il doppio di quelle che ha. Non facciamo una somma. Il doppio. Cioè, ma io per letto cosa... Cioè, allora, non il doppio, nel senso, non un attimo, il doppio, un'altra. A 5 pagine di multe di ambulanza e polizia, alcune risalgono al 10. Ci sono, allora, se della polizia sono in ritardo, puoi raddoppiarle. Io faccio il calcio della, di quello che voglio. Minchia, quante multe ci hanno pagate da parte della polizia. Aspetta. Vai. 1.500. Un altro di 1.500. Un altro di 1.500. Un altro di 1.000. Vada, collega. Una di 7.500. 5. Siamo in un punto di veicolo. Poi. Vada, segua. Una di 2.000. Poi. E basta. Sto dietro. Bene, arrivo con la macchina, pagine di multe. Okay, 16.000 K di multe. Più 3.000 siamo a 12.000. No, più 8.000. 3.000 di stradali, 5.000 di... Io penso che si possa fare, cioè, penso bene, allora, però non lo sono sicuro. Ha detto, ci ha praticamente detto delle incompetenze, ma il mio avvocato non lo vede. Allora, teoricamente, da quel che mi ha detto Doliev, l'oltraggio pubblico ufficiale in realtà è un reato che si può dare soltanto se l'oltraggio in questione è stato fatto in pubblico. Se è in una zona privata, non c'è soltanto la gente in questione, il signore, non è oltraggio quello.
Che succede? Che succede? Oh! È il furto? Smith? Affermativo. Ok. Esatto. Sì, è un ex agente, volevo. No, col cazzo che non mi interessa, no. No, no, non c'è preso un ex agente. Però l'oltraggio al pubblico ufficiale è un reato che si emette soltanto se è in luogo pubblico. Eravamo all'avvocato Toliev, allora. Sto chiamando il mio avvocato, ma non rispondo. Quello c'è un avvocato. Lo potete cercare anche su Google. C'è scritto concerne l'offesa proferita, il luogo pubblico aperto. Vabbè, anziché di fare 8.000 la mettiamo i 5.000. Beh, io la hall della centrale la conosco, la trovo come un luogo pubblico, visto che c'è anche altra gente. Vabbè, facciamo 22k di multe. 22k, va bene. Allora, fagli le separate. Fai prima 16.000. Per le multe non pagate. E poi li fai... 3.000. Anzi, in realtà io di solito faccio proprio multa per multa. Faccio prima la 1.000, poi non 1.500, poi 1.500. No, così una palla. Perché così pure gli altri lo sanno. E quando lo segnate, scrivetelo, perché magari qualcun altro lo ferma e non vede che... Cioè, no, le sono state rifatte. Segnalo nei documenti. Vabbè, andiamo da tipo scrivi 3.000 più 6.000. Vado a controllare, vado a controllare la patente. La sola, è ancora andata, torniamo in centrale con lei. Base, vorrei fare che ci strappo la patente. Cioè, li faccio la multa io, progetto? Una, noi abbiamo preso uno. Mentre gli sposta la patente, gli compiliamo la figura. Dopodiché andiamo lì. Almeno aspetta un pochino e si calma un po'. Che mi sembra un po'. Andiamo a parlarci noi. No, guarda. Banner, fammi te parlare. Backins, non rompere le palle, eh. Banner, per favore, ecco, vedi che non stai in 17. Fammi te parlare, per cortesia. Ho tirato l'attenzione di quello che ho parlato te. Per cortesia, non siamo dentro a una casa, siamo comunque dentro una cella, quindi un poliziotto per volta, per favore, grazie. E vorrei parlare con Banner, non tutti questi poliziotti. Lo sa che lei non decide. Sì, non decido, ma le leggi decidono però. Quindi per cortesia fuori dalla cella. Allora, cortesemente, uscita, rimaniamo io e Smith. Oh, finalmente. Ma come Smith? Io voglio parlare con te, Banner. No, parliamo con te. Oh, signore. Lei invece lo sta facendo solo, sta rompendo solo i coglioni. Oh! Ah, non di là. Ok, scusi. Okay. No, sto sussurrando. Allora, mi è stato detto che hai mancato l'alto. Non è che ho mancato l'altro, adesso ti spiego bene quello che è successo. Allora, mi hanno fermato senza un senso. Stavo fermo, io stavo fermo da una parte, loro mi hanno fermato, mi hanno cominciato a dire, senza nemmeno leggermi i miei diritti, quindi cosa sbagliatissima, mi hanno fermato e mi hanno detto, lei in arresto perché non si è fermato prima. Ma io dico, quando prima? Ma che stai a dire? Metto, lei non si è fermato prima, ma che prima che ha sbagliato? Cioè, aveva proprio... No, forse non ci siete capito niente, perché io non so quella persona. E loro mi hanno incolpato di una cosa che io non ho mai fatto. Mai fatto. Io mi sono arrabbiato, perché ovviamente non c'entravo niente in tutto ciò. E ho preso e mi sono andato via. Porco zio, ma che cazzo sto a fare? Ma che mi siete porta in giro? E dai, su. Allora, aspetta. Ah, mo chiarisco sta cosa, però hai sbagliato comunque andartene sì, via. Sì, ho sbagliato, però Banner, tu mi conosci, sono una persona educata, so civile, non voglio rompere le balle a nessuno, mi conosci. Io non voglio fare del male a nessuno e non farò mai del male a nessuno, però a me mi dà fastidio la gente che si comporta in questo modo. Capito, Banner? Io ti porto rispetto. Capiamoci che comunque... A Banner porto rispetto, a Smith porto rispetto. Avranno avuto magari la prova di una targa, magari. Se vuoi un avvocato puoi contestare questa cosa che magari... Se tu dici che secondo loro ti hanno... Allora... Ascoltami. Se tu pensi che loro ti abbiano, diciamo, ti abbiano incolpato senza motivo, puoi chiamare un avvocato e tramite l'avvocato possono poi vedere le prove video. Se ci sono delle prove valide possono arrestarti, lo sai, vero? Loro hanno ragione, perché loro mi hanno visto la targa, hanno visto che io il proprietario, hanno ragione che mi hanno messo in galera, perché io ho fatto la cazzata di andarmene via, ma lì per lì non ho un attimo pensato, perché sai quando ti prende proprio la fobia, che non c'entra niente, mi voleva fare la patente, mi voleva arrestare. E per voler fare la multa, dico, io non ci sto questa cosa. Comunque, tu sei... La domanda è, tu sì, sei scappato dalla pattuglia? No, attimo, la domanda è, tu sei... Aspetta. Ma una domanda, tu sei scappato dalla pattuglia? Sì. Sì, sono uscito scappato, ma poi mi sono costituito, perché ero scappato, ma poi mi sono costituito. Ti sei presentato in centrale, questo sarà un punto a favore nei tuoi confronti. No. Però il codice penale e della strada, che tu sai, conosci bene...
deve essere rispettato. Quindi se prevede una multa di X dollari più ritiro della patente, gli agenti possono decidere di farti il ritiro della patente e di darti X dollari di multa. Allora, facciamo così, risolviamo così. Ti verrà fatta la multa di $3,000 per quello che hai fatto. Okay. Più le multe che non hai pagato precedentemente, che già hai un bel po'. Però la multa cerchiamo di farti levare, anche perché so che sei l'unico che fa il tuo lavoro e ti serve la patente per fare il tuo lavoro. Brava, vedi che vedi lo sporco nero. Che me capisci. Però mi ha detto pure che l'hai insultati. Che l'hai insultati? Non è vero, non è vero, non l'ho insultati. Io stavo veramente venendo, sai quando il banner stavo parlando con te? Quello era l'insulti, io non l'ho insultati. Io ho detto, ma cosa cazzo state facendo, porco cio, mi state facendo male. Ma spiattellate contro il muro, porco cio. E perché le aggrediti in questo modo, verbalmente? Io non l'ho, perché porca miseria, mi stava a far male, oh, mi stava a levare in mente, ma spiattellato contro il muro. Che devo fare io? Cioè, cavolo, è come se io a te ti riempio dei cazzotti, ma che fai? Insomma, che cazzo fai? Cioè, io tutto il diritto pure di difendermi, eh. Non è che loro, perché sono poliziotti, hanno una divisa, loro mi possono massacrare di botte e possono fare quello che gli pare. Questo no. Ecco, e poi nemmeno mi ha letto i diritti. Cosa sbagliatissima. E io ci ho passato pure sopra. Ah, guarda, se non ti hanno letto i diritti, tu puoi benissimo andartene. Esatto. Ma io non lo faccio. Perché ti è successo un'altra volta e non voglio avere gli stessi problemi. Signore, la info allora che abbiamo controllato i filmati della nostra automobile. Lei sì, può chiedere un avvocato. Faccia attenzione che noi siamo in possesso di questi filmati. Vabbè. E se poi si dimostrano veritieri, io l'accuso di falsa testimonianza. E va c'è bene, tanto da pagare e tanta galera. Va bene, va bene. Io ho appena visualizzato di nuovo i filmati. La targa non gli diamo neanche l'esito della la persona è lei. Le scarpe, okay, giacca, i capelli sono gli stessi. Okay. La voce è uguale. Quindi, beh, tenga presente che. Ah, scusi, sì. Abbiamo scambiato. Lei ha appena affermato che non sono venuto qua. Ah, sai, quello lì. Sì. Che gli devo dare? Quello da 15 mila, quella della di Venezia? Sì. Oh mio Dio, vieni. Io sono venuto ieri. Sono venuto ieri o l'altro ieri qui. E gli ho spiegato la situazione, ma c'è un agente e mi ha detto no, puoi andare. Vabbè, sono incompetenti, vabbè, che hanno detto. Comunque qua $15,000 di multa. Aspetta. No, te la faccio. Ecco, okay, qua. Quindi che reati c'ho? E tentato omicidio come gli altri, tutti uguali. Perché se tu non sei neanche tornato e non ti sei potuto difendere. Hai i documenti? No, magari. Vabbè, ecco qua i tuoi documenti, perché li avevo già preparati. Perché sapevo già che saresti venuto. Ecco qua. Sì, ma io sono già venuto 2 giorni fa, tra l'altro era pure un bel grado, vorrei dire. Ecco qua. Ho smesso. Perfetto, dimmi. Niente. Va bene, ecco qua il tuo. Beh, io vi spiego, cioè, noi abbiamo scambiato le pallottole con le palle da calcio, ecco. Mm-hmm. C'è stata questa incomprensione. Tu addosso che avevi? Chiesto, insomma. Cosa c'ho adesso o che avevo prima? Tu addosso avevi? Avevo una pistola. Avevi una pistola calibro 50, tre cime di marijuana. Poi, sì, che erano legali e basta. No, non sono legali. Radio, ah no? No, da no, sotto. Marijuana non ci mette. No, era marijuana, tre cose, busti di marijuana sono. Ecco. E sono illegali. Ma che cazzo, ma sei serio? Mm-hmm. Va bene. Vabbè, avrei pure reato di detenzione di vabbè, ma sotto i 5 unità non è niente, classe E, manco classificato. Però tanto hai fatto un classe A, quindi un occhio cosa cambia un reato di classe E quando hai fatto un reato di classe A, tanto? Ah, sì. Costa $20,000 pulirsi uno un reato di classe E. Ma sei serio? Sì. Ma quanto è costoso? Quanto costa quelle classe 20, A? 20, no, classe A tipo 100,000 l'uno. All'anno. Comunque, tentato omicidio pubblico ufficiale o tentato omicidio in generale, detenzione illegale di arma legale, non porto d'armi, utilizzo un po' d'arma a fuoco, più detenzione di roba qua della droga. Detenzione della droga. Dai, su. Quindi, ma che cazzo. Quindi ripetimi poi tutti i reati che c'ho in generale, per cortesia. In generale? Tu sei Laurent? Come si chiama? Laurent? Sì. Laurent? Sì. Paul. Laurent, come si scrive?
Lorenz, L-O-R-E. Allora, proprio facile. Allora, vediamo un po'. Tu hai un po' di reati, sì, ma niente di che. L'epoca portata mia non ce l'hai, perfetto. Paga tutte le multe prima di adesso. E poi basta. Ok. Quindi quanti reati? 15k. Non te lo posso dire questo. Più di uno. Comunque. E quindi tentato omicidio pubblico ufficiale, tensioni illegali di arma legale, non porto d'armi, utilizzo paura a fuoco. Non ti posso chiedere i miei reati? No, procuratore puoi chiederli. Ma dai, ma che cazzo? Ma su. Vabbè, dai, quindi mi riaggiorni su questi ultimi, non mi ricordo. Tentato omicidio pubblico ufficiale o tentato omicidio in generale? E in generale vi sparavate tra di voi. Poi detenzione illegale di arma legale. Utilizza proprio da barra a fuoco, detenzione di sostanze stupefacenti inferiore a 5 unità. Sai che ti dico? Che io, bunker se bang, non lo faccio più, va. Dai. Vabbè, meglio per te. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vincente, Moretti, ci siete? Gold? Comunque io, guarda, non so che dirvi, ragazzi. Fateli $3000 e mandatelo a quel paese, mamma mia. Ma scusa, smettiti, è vero che... Cioè, dimmi se è vero, ma la patente deve avere il permesso di un sottufficiale, giusto? Ma non credo per che cosa? Per l'idea della patente, io mi ricordo... Ma che dici? Io la ritrai una persona e il sergente mi sta chiedendo... Ma che dici? Ma che stai dicendo? Ma stai scherzando? Sul codice penale c'è scritto ritiro la patente e tu la ritiri, punto. E se un ufficiale ti viene a dire che devi chiedere il permesso a loro per ritirarla, puoi mandarli in tribunale, eh? Vabbè, chiediamo loro. Che è successo? Visto che la signorina... A me non interessa. Sì, vabbè, mi spostate ancora un po'. Io sono stato preso per il culo. Decidete voi, perché l'arresto lo state facendo voi. Io la decisione ce l'ho, punto. Ok, allora facete per lemma per te? Comunque, ragazzi, l'arresto è vostro, decidete voi. No, decidete ragazzi, voi. L'arresto è vostro, decidete voi. Io sto tanto dicendo che secondo me la patente non andrebbe ritirata, però chiaramente decidete voi, che è il vostro arresto. Sì, ma tu stai dicendo che non deve essere ritirata per un motivo futile. Inutile. Inutile. Che fai il becchino? Me ne sbatto i coglioni. No, ho capito, però la patente. Allora, le patenti, sinceramente. Io se ammazzo una persona, non gli vado a chiedere scusa dopo che l'ho ammazzata, è morta. Ora si ritira la patente. Non so come funziona, cioè non so quanti giorni si devono aspettare prima di rifarlo. Quanto vuoi, anche due minuti. No, io gliel'ho già sospesa per un mese. Bene. Per questo io direi che la patente, se dovete tirarla, a parte che secondo me è inutile perché già domani quello ce l'ha di nuovo. Però sospendetela, Gold. Hola. Hola. Ma Banner sta dicendo una cazzata enorme, Dan, sta dicendo. Oh, a me no! Ma chi è lo stronzo che me l'ha tolta? Chi è lo stronzo che mi ha tolto la patente? No, mi dissocio. No, adesso io lo bastono, Chi è stato? Chi è stato? Aspetta, Dato, aspetta. È stato Rondo. Guardalo, guarda com'è, guarda che sghigno che c'ha. Guarda, io mi sono preso per il culo. Da una persona. Ciao, bello. Tu sei a cazzo di cane, sinceramente. No, vabbè, ho una testa di cazzo, sai, Vabbè, io vado in caffetteria per questo motivo adesso, Tappilo. No, adesso vado in caffetteria. Chiunque me l'abbia me l'ha ritirata riceverà conseguenze, lo dico. E gli voglio levare la patente. Lega. Il comandante mi riceve? Lemma? No, non lei. Decido io, segnale, non mi alevo. Ah, infatti. Però secondo me... No, dobbiamo fare solo la multa e stappare la patente. No, Banner non si occupa di questo caso. Sta arrestando da me e dall'altra collega. Non c'entra nulla. Ma le pattuglie? Se ne sono tutti la meravia, aspettati qualche conseguenza. Io sono nella caffetteria, Rondo. No. Che è successo? Sì. Chi te l'ha levata la patente? Non lo so, qualcuno a caso, non lo so perché sai, sono le mani magiche che quando sei in mezzo al gruppo qualcuno ti trevia qualcosa, come le perquisizioni. Ma adesso vado in caffetteria, lo scoprirò da lì. Davvero te l'hanno levata? Sì.
me l'hanno tolta, non so chi. Boh, qualcuno a caso, mentre ero nel gruppo, l'ha tolta. Vabbè, ma vado in caffetteria. Perché uno non può far così a caso, togliere la patente. Perché bisogna fare qualcosa di specifico per poter togliere le cose, ecco. Cioè, non è che tu la ritiri così magicamente, quella magia oscura l'hai tolta, cioè. Capisci, devi interagire con le persone per toglierla. Sì, allora, signore, io... Sì, ora... sì, Rondo, prendi per il culo, tanto lo so che sei stato tu. Perché sono stato io, Rondo? Sì, vabbè, intanto si vedrà da lì, nella caffetteria. Chiunque l'abbia fatto si prenderà le conseguenze. Ah, cazzato, bro. Ma dillo se sei stato tu, Rondo. Intanto, se non lo dicevo, lo dico dopo. È inutile. Bene. No, sei stato tu. Poi appena scoprirei che non sarò io, mi darei 15.000 di multa che mi hai fatto a me. Quando mi dici quella di multa che ti ho fatto? Mi hai fatto 15.000 di multa. Quando? Guarda, controlla. Prima, mi hai fatto 15.000. Perché? Ma! Perché non me l'hai detto? Perché ora l'ho scoperto? No, no, l'ho multa a quello, non gli ho fatto, quindi. Vabbè, siamo un testa di cazzo, guarda, mamma mia. Ho un coglione, sai, Cioè, non vedi, fattura arrivata, non arrivi, cosa? Eh. Visto che ho 50 milioni, te la pago. 50.000. Cioè, avrei 100.000 dollari in banca. C'è un soggetto sotto in hall che deve farsi rimuovere una multa. Non devono andare in caffetteria. E l'ho già detto. E se non lo fa, so cazzi suoi. In caffetteria gli hanno detto di venire. E noi non possiamo, noi. Il procuratore può. Sì. Allora vado lì. Ma fare cosa, aspetta. La multa, togliere la multa. Ma adesso voglio sapere chi in caffetteria l'ha detto. No, è per un sogno, ma non è in caffetteria. In caffetteria. E lui mi ha detto che l'hanno rimandato. Lo controllo molto, no? Ma che è sto vanno i dita anonimi? Ma che sono questi dita anonimi, Dio mio? Fa vedere. Mi succede di Chiara, mia, zio, lol. Ma che è? Bango down. Come? Signori, potete chiamare il supporto se gli sparavano il... No, è stato da morto da un bomber. Così a caso, tango down. Morto converge su posto. Tango down! E inserire il tango down. Prendi inviato, si chiama... Mergiamo! Smith, buona potenza. Comunque davvero, mi sa che mi aveva detto che dovevo chiedere il permesso. Non esiste sta cosa. Che cazzo ne so, lui me l'aveva detto. La banner aspetta. Ma si può rimettere questa? Voi ce l'ho, smettetela. No, adesso ti buttano fuori dalla città se scrivi quella cosa lì, eh. Cosa? Che se scrivi, ah, no, sì, se scrivi GG, ora ti buttano fuori. Attenzione. Io scrivo con la E, G, 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 G. Ecco, adesso, guarda tutti, spariscono tutti questi vedrai, eh. LDF, no, spariscono, guarda, si guarda. Scommetto. Tutti che spariscono, guarda. Ecco, uno è sparito, due sparito, tanti sono spariti. Da dove parliamo, lo vedo. Agente Luca Carosso 10-0 F Carosso, andiamo Smith, dai. Madonna, quanto è tardi dentro. Io tra poco devo andare a cena. Adam 5. Muoviti con le ragazze. Oh. Chi è? Oggi incideria al posto di lanciare la granata e gas. Ha lanciato questa dentro, mamma mia. Collega, dove si trova? Sì. Non andarmene via, io andare a cena io. Ciao. Smith 17. Vabbè, ragazzi, io vado. Ci vediamo un'altra volta. Mi ringrazio di aver stati con me. E devo scappare a cena. Quindi, grazie a tutti e ci vediamo un altro live.